ho così tanta fame. Aspetta la mia matita, ma certo! E se fosse una caramella? Sì, la mangerei tutta! Ah? Ma che diavolo sta facendo? David, fermati! Che cosa ne vuoi un po'? Se voglio mangiare una matita? Matita? Oh, giusto, stavo solo immaginando che fosse cibo. Oh, David, qui, lascia che ti mostri com'è diversa la mia matita. Ho cominciato con del cioccolato, l'ho messo su un cucchiaio e ho preso l'asciugacapelli. Ho sciolto il cioccolato e poi ho preso la mia matita. Ho rimosso la gomma da cancellare, ho aggiunto un tubicino su quell'estremità della matita e in questo modo potevo versare dentro il cioccolato fuso. Guarda che delizia! Ma dovevo aspettare che si asciugasse? E tadan! Una gomma da cancellare al cioccolato sulla mia matita. Mi hai ascoltata, lo spero. Tieni, puoi averla. Grazie, Madison, sei fantastica! Ed è così buona, mi serviva proprio! David, no, fermati, il resto è solo una matita! Oh, hai ragione, mi ero dimenticato, colpa mia. Oh, stamattina sono un po' gonfia, eh? L'alito bello fresco dovrebbe svegliarmi subito. Ma non è rimasto niente. Vieni fuori. Spingilo dal basso. Eccoci. Ok. Oh no. Non c'è più niente. Oh. Credo che mi rimanga soltanto una cosa da fare. Oh, dov'è la carta igienica? Questa non basterà di certo. Oggi non mi va bene niente. Avrei dovuto fare la spesa ieri. Bah, ma che schifo. Sotto la doccia sarò salva. Almeno credo. Ho dimenticato di mettere gli asciugamani puliti. La tenda della doccia assorbirà l'acqua? Beh, c'è soltanto un modo per saperlo. Ok, speriamo che funzioni. Spero che nessuno mi veda. Uff. Oh, all'improvviso ho così tanta fame. Aspetta la mia matita, ma certo! E se fosse una caramella? Sì, la mangerei tutta! Ah? Ma che diavolo sta facendo? David, fermati! Che cosa ne vuoi un po'? Se voglio mangiare una matita? Matita? Oh, giusto, stavo solo immaginando che fosse cibo. Oh, David, qui, lascia che ti mostri com'è diversa la mia matita. Ho cominciato con del cioccolato, l'ho messo su un cucchiaio e ho preso l'asciugacapelli. Ho sciolto il cioccolato e poi ho preso la mia matita. Ho rimosso la gomma da cancellare, ho aggiunto un tubicino su quell'estremità della matita e in questo modo potevo versare dentro il cioccolato fuso. Guarda che delizia! Ma dovevo aspettare che si asciugasse? E tadan! Una gomma da cancellare al cioccolato sulla mia matita. Mi hai ascoltata, lo spero. Tieni, puoi averla. Grazie, Madison, sei fantastica! Ed è così buona, mi serviva proprio! David, no, fermati, il resto è solo una matita! Oh, hai ragione, mi ero dimenticato, colpa mia. E... inviata! Oh, rispondere alle mail mi fa venire fame. Oh, wow, sono tantissimi! Mi terranno occupata per un po'. Forza! Oh, l'unghia! Avevo appena messo lo smalto! Oh, stupidi pistacchi! Oh, ma mi piace troppo il loro sapore! No, non ne vale la pena. Li aprirò con i denti. O forse no? Che ho fatto? Oh, questo dovrebbe stare in bocca. Non ho altra scelta ora. Non così in fretta, Emma. Oh, sei tu! Super schiaccianoci! Ho sentito che sei nei guai. Da qui. Ci rincontriamo, pistacchio. E ora ti apro. Oh sì. Guarda. Usa un mezzo guscio per aprirne un altro. Capito? Oh, non ti sei rotto nemmeno un'unghia. Semplicissimo.
È delizioso! Grazie! Buon divertimento! La mia vita è cambiata per sempre! Prendete l'uovo che avete appena rotto e passate da guscio a guscio il tuorlo così. E vi rimarrà solo il tuorlo, dentro! Visto? Facile! Ehi! Guarda qua! Oh, non ha funzionato benissimo! Ecco come si fa, Emma! Vedi questo spicchio d'aglio? Strofinatelo sulle dita, così! Ma che fa? E ora vedrai una magia! Ta-da! Ma come hai fatto? Cucinare è facilissimo! È solo un trucchetto! Ecco, Liam, studente del mese! Wow! Oh, piano! E vai! Sono la campionessa del mondo! No! Il mio lecca-lecca! Aspetta! È caduto qui, vero? Cosa? Ma che... Ups! Scusa! Dov'è? Cos'è questa? Non è il massimo! Ho trovato il tuo lecca-lecca, Liam! Ma le sono cresciuti i capelli! Non posso mica mangiarlo! Mi sa che hai ragione! Ma si può aggiustare! Guarda! No! Scordatelo! Liam! Dai, forza! Mi sento l'amica peggiore del mondo! Meglio fare uno spuntino! Certo! Taglia la mela così! Intingi le fette nello yogurt! Poi spruzzaci sopra delle codette! Lascia un poco riposare e hai finito! Ehi, Liam! Ho un lecca-lecca per te! Oh! Scordatelo! E vai! Mangiamole insieme! È più grande del mio lecca-lecca! E più succoso! Meno male che ne hai fatti un po'! Sono fantastici! Wow! Guarda che cucina! Vieni qui! Ottima idea! Vai! Pazzesco! E ora diamo una bella colorata a questo! Sei pronta? Via! Wow! Magnifico! E ora trasformiamo quel cuscino bianco! Ora sì che si ragiona! Cos'altro possiamo colorare? Quello verrà bellissimo! Sì! Anche una scopa può essere bella! E anche i pop-it! Sto pensando! Cappello arcobaleno! Bellissimo! Wow! Vediamo la prossima! Ho sempre voluto i capelli arcobaleno! Possiamo trasformare questi pancake, secondo te? È rotta? Fammi provare! Vai! Ancora niente! Sì, mi sa che le batterie sono scariche! Aspetta, ho un'idea! Possiamo usare le mie penne colorate! Possiamo colorare i pancake! No! Ho una cosa commestibile, però! Aggiungiamoci dei coloranti alimentari! Guarda che bel rosso! E ora sulla piastra! E ora ho un bel arcobaleno! Ta-da! Chi ha bisogno della magia? Hai sentito? Che succede? Qualcuno mi ha preparato la colazione! Questa è la cosa più bella che abbia mai visto! Dovrei dormire più spesso! Oh? Bella ha portato un amico? Non so se mi fido di questo tipo! Che cosa avrà di così speciale? Non mi presenti? Non adesso, piccolo! Dove eravamo? Che cos'è quel suono? Cercherò di ignorarlo.
Mi sta fissando! No! Scendi! Non è il momento di giocare! Scusami. Non badate a me. Ma sta davvero facendo la pipì! Che schifo! Non ci vengo mai più qui! Non sono mai stata a uno spettacolo dal vivo! Sta iniziando! Ma com'è carina! E come canta bene! Ma questo significa... Oh oh! Non ci pensare neanche! Ah ah! No, ti prego! Sta zitto! Oh? Che cosa è stato? Che cosa fa quel cane? Sta rovinando tutto! Ci butteranno fuori! Adesso basta! Non potrò più mostrare la mia faccia qui! Noi amiamo i nostri animali domestici e faremo qualsiasi cosa per farli stare bene, persino una stanza tutta per loro. Che tipo di animale domestico hai? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo. Fantastico! Oh, fa niente! Guarda quel ragazzo laggiù! Sembra proprio che non abbia alcun problema al mondo. Aspetta un attimo, che cos'ha? Sì, il mio uovo sodo! Anche io adoro le uova, andrò da lui! Ah, e tu chi sei? Oh, ciao! Oh, non ha un buon odore! Vorresti il mio uovo? Perché non te lo darò! Cavolo! È ora di aprire le danze! Che sta cercando di fare adesso? Mi sta facendo venire i brividi, mi sta fissando! Ok, puoi avere il mio uovo, tieni! Te lo sbuccio, ecco, la buccia non c'è più! Va bene? Puoi averlo adesso! No, ma i tuoi germi sono dappertutto! Sistemo io la cosa! Beh, ora mi spiace! So io cosa fare! Cosa? Cosa sta scrivendo? Vediamo... Qual è il modo migliore per dividere un uovo? Deve esserci un modo per risolvere questo enigma! Aspetta! La tua penna, dammela! Stavo scrivendo! Ho un'idea! Smontiamo la penna! Leviamo tutto quanto! Voglio solo questa piccola molla! Sì, eccola! È esattamente ciò di cui ho bisogno! E adesso dammi l'uovo! Lo taglierò con la molla! Ecco fatto fino alla fine! Sì, una divisione perfetta! Non posso credere di essere così intelligente! Queste uova sembrano così buone! Ecco la tua! Ottimo lavoro! Sì, come sei ingegnosa! Ehi, lo mangerai tutto? Ci sentiamo furtivi? Furtivi abbastanza da intruffolare cibo in prigione? Oh, è il conto! Questi dovrebbero andare! Sento odore di soldi! Servono di sicuro più a me che al ristorante! Ehi! Quelle due sono uscite senza pagare! Incredibile! Chiamo la polizia! La festa è finita, signorine! Venite con noi! Questa roba qui è cibo? Non lo assaggio nemmeno! Questi turni di notte... Oh, sono sempre tosti! Non sono neanche a metà! Così posso schiacciare un pisolino. Comincia l'operazione snack in galera. Questa detenuta stanotte mangerà come si deve. Speriamo le piaccia la cioccolata. Ha! Agile come un gatto. La guardia dorme come un sasso. Oh. Brutti sogni, eh? Con cautela. Ci è mancato poco. Adesso la seconda gamba. Abbandonare la missione. Dove posso nascondermi?
Lì è perfetto, c'è un sacco di spazio. Che sta succedendo? Ho sentito qualcosa. Oh? Ah, era un topo. Torno nel mondo dei sogni. Sono dentro! Chissà da quanto tempo è qui questo. Ho raggiunto l'altra uscita. Una ragnatela! Ci vuole una pulita qui dentro. Chi va là? Sono io! Ah! Ehi! Gabi! Oh, scusami! Ti ho portato dei regali. Sono per me! È ora di una scorpacciata! Mi mancavano così tanto i dolci! Adesso non ti mancheranno più. E mi manca anche il telefono. Ma questo è il massimo che posso fare adesso. Buon viaggio! Eccolo che parte! Certo che puzza, però! Preso! Vediamo! Hamburger, mani giunte, punti esclamativi... Messaggio ricevuto! Non posso portare questa roba a mano! Mi serve un bel travestimento! Meno male che ho i capelli lunghi! Fatto! E mi sta anche bene! Si parte? Dov'è finita? Finalmente! Sei qui! Ho tutto qui sopra, vedi? Stavolta non ti puoi lamentare se ci sono capelli nel cibo. Che bontà! Manca ancora molto? Ah, dita di cioccolata! Beh, ce li hai pappati tutti. Da leccarsi le dita. Vero? Meno male, sì. Adesso vado. Sono qui per una visita. Che cosa c'è lì dentro? Oh, guarda che zanne che ha! Via, toglimi quella bestiaccia di torno. Ehi, hai fame? Non farti ingannare dall'aspetto feroce. Oh, bravissimo, Fido! Oh, scusate! Oh no, ci stanno per beccare! Devo lasciare tutto quanto qui! Sta arrivando! Davvero, è lei? Salve, come andiamo? Ti saluto! Alt, devo perquisirti! Nascondi qualcosa lì? Oh, beccata! La volevo tenere per merenda! E invece no, da qui! Va bene! Ecco, soddisfatta adesso? Fila via, su! Allora, dicevamo? Ehi, eccomi! Tieni le cuffie! Mi senti? Ah? Non aspettavo visite oggi. Niente cibo? Aprile, su! Sì! Ho usato dei coperchi di plastica e li ho verniciati. Poi li ho attaccati qui. Perfetti per nascondere ciambelle, vedi? Geniale, vero? E anche insospettabile. Ah, sì, davvero! E sono le mie preferite! Non speravo di mangiarne più! Buongiorno, sto solo pulendo i pavimenti! E quello che cos'è? Attenta ai piedi! Non si può lavorare così! Finirò in un baleno, promesso. Appena avrò finito di sbirciare, intendo. Attenta con quel coso! Insomma, un po' di rispetto!
Vado a fare una pausa. Ha funzionato! C'è nessuno? Ehi, psst! Che cos'è questo odore? Sembra dolce. Viene dalla tua testa. Dai miei capelli, intendi? Dammene un po'. Che delizia! Ne voglio ancora! È troppo buono! Non mi hai lasciato neanche un capello! Ti sei pappata tutto quanto, eh? Oh, tanta fame! Oh, qua è impossibile dormire! È il momento perfetto! Fai il tuo lavoro, Topolino! Divertiti! Attenzione! Che cos'è questo rumore? Ho sentito qualcosa! Non puoi sfuggirmi! Forse è un'evasione? No, peggio! A noi due, Topastro! Lo so che sei affamato! Lo so che sei qui! C'è cascata! È il mio momento! Consegna speciale di orsetti gommosi in arrivo! Buon viaggio! Che cos'è stato? Wow! Che macchinina stupenda! Dove te ne vai? Qualcosa non va, c'è un guasto! Non si ferma! Piano perfetto il tuo, vero? Facciamo marcia indietro! Silenzio! Dov'è quella macchinina? Io me ne vado. Non la rivuoi? Forse l'ho fatta franca. Oh sì! Sono nel paradiso degli orsetti gommosi! E tu che inventeresti per intrufolare cibo in prigione? Un piano complicato, immagino? Condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti al canale per divertirci insieme! Fermo! Niente cibo qui! Chissà quanto ci metto a mangiarli! Oh, forse non riuscirò a passare! Ma magari loro possono aiutarmi! Quel coso di sicuro sì! Ho un piano! Preso! No, posso spiegare, non è nemmeno mio, vede! Oh. Sembra una normale palette di trucchi, vero? Beh, non per molto! Con questo toglierò tutto l'ombretto! E una volta tolti tutti, li sostituirò con dei dolci! Toglierò l'involucro e li schiaccerò così. Adesso ci stanno benissimo. Ma guarda che buoni! Che spettacolo! Non c'è niente da vedere qui? Fermati! Che cos'è quello? Dell'ombretto, vedi? Liscio come l'olio. Che mi dite, festaioli? Volete qualcosa di dolce? Ehi, uno alla volta! Il resto è per me. Alt! Un attimo, devo finire il make-up. Ok, sono pronta. Vediamo. Wow! Sono in ritardissimo! Oh, hai del trucco! Me lo presti, ti prego, sono un disastro. No, scusa, proprio non posso. Ma che strana scenetta. Ehi, ma che fine ha fatto la solidarietà tra ragazze, dai! Ma dai, te l'ho chiesto anche gentilmente. Oh? Che cos'è questa roba? Questo non è trucco. Ho capito! Ha appena leccato il trucco. Sì, entrate, dai. Che schifo. Non ci credo, ci hai nascosto le caramelle! Certo, è il modo più semplice per farlo. Che buona!
La serata si è fatta gustosa! Questi elementi sono tosti! Così tante abbreviazioni! Oh, la pancia mi brontola! Aspetta, mi ero dimenticata di avere del cioccolato! Tina! Mettilo giù! Ma ho così tanta fame! Ok... Oh, non preoccuparti, Tina! Ho qualcosa che placherà la nostra fame! Che ne dici di caramelle gommose? Prendi diverse forme divertenti e attacca del nastro sul retro. Stacca la pellicola in questo modo. E attaccali sull'elastico per i capelli. Scommetto che non avevi capito che erano caramelle. Ora, quando hai fame, nessun problema! Wow! È fantastico, posso? Questo ha il mio nome sopra! Ragazze? Vi state mangiando i capelli? Cosa sta succedendo? Sembrano animali! Non capirò mai i giovani d'oggi! Penso che questo microonde abbia visto giorni migliori, accidenti! Quando è stata l'ultima volta che l'abbiamo pulito? È disgustoso! Aspetta, ho un'idea! Ci serve questa bambola! Le alzerò i capelli, ci verserò dell'acqua e adesso le sostituirò i capelli! Ora dobbiamo solo metterla nel microonde! Lo accenderò e lascerò che la bambola faccia il lavoro, guarda! Penso che abbiamo finito. Ora dobbiamo solo pulirlo. Tutto lo sporco e la sporcizia se ne vanno facilmente. Vedi? Guarda la differenza. È così utile. Cos'hai tu? Aspetta. Ciao mamma, non badare a me. David, smettila di fare casino. Che intendi? David, non osare. No! Guarda, mi sta per cadere! Ups! Ora basta! Furiosa! È furiosa! Devo andare! David! Guarda questo pasticcio! Wow, è proprio arrabbiata! Non credo a quello che stai combinando! Dovrei andarmene? Mamma, guarda il microonde! Puoi pulirlo, per favore! Va bene, ma solo per questa volta. Wow! Oh, è pulitissimo! Cavolo! Wow. Mi piace! Ecco a te, tesoro! Adesso rimetti in ordine! Oh, mi dispiace per te! Sì, ma ne è valsa la pena! La mia torta non sembra buona! Oh, e che odoraccio! Vuoi fare a cambio? Ehi, cos'è quello? Ecco un altro pulsante! C'è un punto interrogativo, voglio provarlo! Wow, che cosa sta succedendo? Ah, sono fuori! Sì, non devo più decorare la torta! Cosa? Dove sono? Perché sono vestito così? Perché sei qui? Dov'è la mia amica? Beh, benvenuto alla sfida decorativa di torte! Io vado! Ah, ho una pistola d'acqua! Chissà cosa c'è dentro! È glassa gialla! L'aggiungerò sui marshmallow! Ehi, vuoi fare a cambio? Fa niente! Ecco, fammene aggiungere un po' alla tua torta! Wow, l'hai trasformata! Voglio provare questa panna montata! Ehi, ti dispiace se la provo anch'io? Sì, beh, ok, fai come vuoi! Oh, si è ritrasformata nella torta con alghe, noodles e polpo! Cosa? E ora devo metterci i sottaceti! Ma perché a me? Ora l'apro e tiro fuori un sottaceto! Che schifo, non mi piacciono i sottaceti, puzzano! Li metterò tutti in fila sulla mia torta! Scusate, avete visto questo ricercato? Guardate bene, anche tu! Vedi? È ricercato! Oh no, ecco il sottaceto che sta cercando! Devo toglierlo di mezzo! Ah, ti ho visto! Quel sottaceto continua a sfuggirmi! Ma non questa volta! Tu vieni con me! Anche tu!
Ecco la vostra punizione. Dovete mangiare le torte. Esatto. Buon appetito. Beh, ok. Facciamolo. L'adoro. Con la glassa e il cioccolato. Beh, sottaceti e alghe non vanno sulle torte. E guarda quanta ce n'è. Che cosa sta succedendo laggiù? Eccellente. Ehi, Julie! Ehi, Julie! Ma non mi senti? Beh, ti aspetterò sul divano. Com'è comodo! E questa poltrona gialla? Ah! Quanti cuscini! Sta ancora al telefono. Julie, andiamo a fare una passeggiata. Tra un minuto. Era un sì! E adesso? Prendi! Sì, tira avanti! Eccomi! Eh? Aspetta! Ok, ancora un minuto. Cavolo! Ci sono! Aspetta, Joy, dammi il telefono! Stavo ancora al telefono! Che cavolo! Ci rinuncio! Ecco qua! Ok, ok. Ma cos'ha da digitare tanto? Questo sembra divertente. Ti spiace? Dammi ancora 10 minuti. Ok. Qui fa più caldo. Julie! Beh, credo di aver finito. Dai, andiamo. Più. Queste zampe non sono fatte per la tastiera, devo distrarla in qualche modo. Oh, gattino! Un arcobaleno! Ma quanti fili! Funziona ogni volta. Sul serio? Non ho tutta la vita. Ora devi scendere. Puoi sederti accanto a me. Sei contenta adesso? Accidenti, non ti toccherò più, ok? Che caratteraccio! Che bel coniglietto! Ma potrebbe essere ancora più carino. Manca poco. Wow, ha funzionato! Come sei bello! Tu verrai con me. Ok, tocca a me. È ora che tu cresca. Ma prima voglio farti luccicare. Wow, sei adorabile! Saremo migliori amici. Andiamo! Questa sarà la tua stanza. È un po' vuota, ma questo cambierà presto. Eh? Che ci fai tu qui? Questa è la stanza del mio coniglio. Non esiste, è nostra. No, non credo proprio, ho detto no. Non credo che tu capisca. È nostra. Non vuoi proprio cedere, eh? No, non cederò. Allora tu rimani dalla tua parte e io dalla mia. E non osare oltrepassare questa linea. Oh, puoi stare tranquilla, ho di meglio da fare. Da dove iniziamo? Mi serve un po' di ispirazione. Wow, guarda che casette! Vorresti qualcosa di simile? Che ne pensi? No? Sì, beh, non piacciono nemmeno a me. Questa sì che mi piace! L'adoro! E piacerà anche a te! Ho così tante idee! Voglio farti un palazzo reale! Sarà fantastico! E tu sarai così felice! Guarda in quanti sono venuti per vederci! Ma che fa? Deve tornare alla realtà! Ehi! Che cavolo! Mi ero un attimo persa. Andiamo, Coco. Abbiamo molto da fare. Andiamoci da fare. Mi servono prima dei materiali. Oh, com'è pesante. Credo che forse dovrei tipo tagliarlo. Ho i miei attrezzi, ma... Aspetta. Ma Claire che fa? Chi se ne frega? Ho troppo a cui pensare. Per questo lavoretto l'attrezzo perfetto. Il mio dito che spara una luce laser. Un gioco da ragazzi e non ho versato nemmeno una goccia di sudore. Wow, è stato divertente. Che bella sensazione! Martellerò la vite nel legno. Non male, direi. Prendi questo e questo. Ma che succede laggiù? Adesso ci vuole un po' di colore. Ottima idea. E io ne ho tantissimi tra cui scegliere. Ehi, Lulu, vieni qui. Che colore ti piace? Forza, scegliene uno, aiutami. Sì, piace anche a me. Hai dei gusti davvero eccellenti. Ora però dipingiamo. Che bel colore! Ci starà benissimo!
Il blu è così rilassante. Userò questo rullo per applicarla. Voglio che lo strato sia del tutto uniforme. Come mi sto divertendo! Wow, metterò queste palline nella casetta. Sta venendo uguale all'immagine. Aggiungerò anche della paglia e alcune decorazioni. Wow, mi piace! Che bella casetta! E che bella fiamma! Abbiamo quasi fatto! Voglio che sia super accogliente! Manca una sola cosa! Spero ti piaccia! Ci siamo impegnati così tanto! Lulu, sentiti come a casa tua! Sembra così confortevole! Sembri così felice, meno male! Mi sto per commuovere! Eh? Ma guarda cosa ha messo! Questa è la migliore casetta di sempre! Sì, beh, farò una scritta anche io! E la metterò qui! Ehi, Claire, guarda adesso! Per favore, non c'è paragone! Lulu, ti piace? Ho qualcosa per te! È un osso! Lo metterò qui! Ehi, Hazel, qualcosa non va! Ho preso un giocattolo per Coco, so che le piacerà! Aspetta! Guarda cosa ho preso io! Lulu si merita solo il meglio, non puoi competere! Lo dici tu! Io ho questo e ci sono anche delle prelibatezze! A Coco piace sgranocchiare durante il giorno! E pensi che quello sia figo? Guarda questo, è una zampa di gallina gigante! Ma chi se ne frega! Io ho delle carote! I conigli adorano le carote! Lulu, eccoti qui! Questa è per te, Coco, prendila! Ti riporta la palla! Brava, sei così intelligente! Anche Coco lo sa fare! Guarda! Forza, Coco! Così! Riportamela! Aspetta, dove stai andando? Deve ancora affinare le sue abilità! Non l'ho mai visto! Che buffi! Sì, guarda questa! Ora ti faccio vedere! Aspetta, ma è una ciotola per l'acqua! La voglio pure io! Eccoti, Coco, avrai tanta sete! E qui c'è tantissima acqua! Bravo, coniglietto! Oh, ti piace! Guarda cosa ho io! È una fontanella che si attiva con un tocco! Beh, con una zampa! Wow, funziona! Non è fantastica? Aspetta, ho un'idea! Credo che dovremmo fare uno scherzo a Hazel! Lulu, stanne certa che ti piacerà! Oh no, non funziona! Eh? Claire, che hai? Non funziona più! Quindi? Perché lo dici a me? Che vuoi che io faccia? Mi aiuteresti? No! Per favore, fallo per Lulu! Ah, come vuoi! Non riesco a capire! Non so cosa fare, mi dispiace! Guarda più da vicino! Ah, ok, ma non credo che possa servire a qualcosa! No! Ma fai sul serio! Oh, forse non avrei dovuto! Già! No! Non posso credere che tu l'abbia fatto! Sei veramente tremenda! Io mi sono divertita! E così ti dai una calmata! Ah, adesso possiamo rilassarci! Lulu, tu che ne pensi? Oh, vuoi le coccole? Nessun problema! Che ne dici di un bacino? Coco, hai fame? Ma cos'è? Non ho mai visto una cosa simile! Vediamola da più vicino! Fiu, che giornata! Dopo tutto quel duro lavoro sono così stanca! Coco, lo sei anche tu? Ma già dormi! Ma cosa sarà? Voglio prendere uno di quei cosi! Prenderò questo! Wow, sono delle planimetrie! È davvero figo! Peccato che non ci capisca niente! Ma Claire che fa? Voglio capire meglio! Ok, credo di sapere cosa fare, ma avrò bisogno del tuo aiuto, Lulu! Sei pronta? Ma cos'è? Sembra interessante! Beh, in realtà non lo è! Aspetta, hai oltrepassato la linea! Spostati! Ma dici sul serio? Sì, vattene! Ora va meglio! Dunque, ma allora che servono quelle planimetrie? Non sono affaracci tuoi! Sai che c'è? Oggi mi sento generosa, prendine una! Te ne prenderò una io! Voglio prenderne una complicata! Ah ah, le darò questa! Wow, grazie Claire! Buona fortuna ti servirà! Sono troppo maligna! Ehi, non guardarmi in quel modo! Che c'è? Cavoli, ma volete tutti fare i perfettini? Vediamo un po'. Ma cos'è?
Non ha alcun senso. Oh, forse se inizio e basta, pian piano ci caperò qualcosa. Beh, tanto vale provare, non sarà poi così difficile. Ok, non male, direi. Ah, devo martellare di nuovo delle viti. E infilati! Se solo avessi qualcos'altro da usare. Ma ho quasi finito. Wow, ho realizzato una specie di scatola? Credo che sarà più carina con uno strato di vernice. Proviamo, dai! Aggiungerò dei cuscini per renderla più confortevole. Ah, la tenevo sotto sopra. La metterò qui per terra. Ora mi devo prendere delle misure. Voglio essere precisa. Penso di aver finito. Per prima cosa creerò la struttura. Ora ho un'idea di come verrà. Posso usare questo trapano per fissare i pezzi insieme. Mi piace questo attrezzo. Rende tutto più semplice. Devo togliere la segatura. E ora aggiungerò del tessuto intorno alla struttura. Questo sarà il tetto. Ora aggiungerò un tappeto a terra. Mi piace il risultato. Ma ancora qualche piccolo dettaglio e farò una piccola magia col fuoco. E un nuovo abito sia. È così rosso e comodo. Lo so, sto troppo bene. Proviamo la nostra creazione. Oh, ciao, ti piace quello che ho realizzato? Che cosa? Ma come? Non è giusto! Ma quello lo hai fatto tu! Quel coso così minuscolo? Oh, almeno ci hai provato! Non mi servono le planimetrie, farò una piccola magia! Mi piace! Com'è confortevole! Eccoti qua, Coco, è il tuo nuovo lettino! Ok, e io che mi sono impegnata così tanto! Ora sono rimasta sola! Magari se facessi un pisolino! No, sono troppo scomoda! Mi servirebbe un altro po' di questo cuscino! Eh? Claire dorme! È la mia occasione, devo fare piano! Nessuno deve capire che sono stata da questa parte! Ah, dorme come una bimba! E sembra così comoda! Ah, come sto bene! Coco, eccoti una carota appena colta! Non la vuoi? E adesso che facciamo? Ehi, Lulu! Eh? Che c'è, hai fame? No, oh, mi dispiace! Ok, dammi un attimo! Dovrebbe piacerle! Eccomi! Oh, ma qualcuno mi sta chiamando! Ma dai, è Miles! Pronto? Forza, Coco, è sana e gustosa! Cosa? Non può essere! Sei troppo forte! Stasera devo trovare qualcosa da mettere! Spero che mi porti in un luogo costoso! Beh, immagino che Lulu dovrà aspettare un bel po'! Eh? Ma che fai? Aspetta, ora so cosa fare! Aspettami qui! Mi serve un bel bicchiere di carta e poi un pennarello nero. Disegnerò un coniglio. Oh, che carino! Assomiglia a Coco! Farò le guance con un pennarello blu e aggiungerò i baffetti. Anche dall'altra parte. Ora mi serve una gruccia. E altri conigli. Userò uno spago per attaccarli alla gruccia. E ci ho aggiunto anche delle verdurine. Ehi, Coco! Come? Viene anche Lexi? Eh no! Oh, credo di aver bruciato la cena! Mi dispiace, Lulu! Lo so, il coniglio si sta pappando tutto, mi dispiace! Stai tranquilla, Lulu, ci penso io a te! E questa volta non sarà nulla di bruciato, almeno lo spero! Ehi, qualcuno ha ordinato del cibo! Cosa? Immagino sia tuo! Ma chi l'ha ordinato? Buona cena! Immagino sia meglio dei pasti che cucina Claire, almeno Coco sembra felice. Ok, proviamo di nuovo. Cosa? Ma da dove arriva quel cibo secco? Penso che qui c'è lo zampino di una sola persona, tu. Non penso proprio. Ma è venuto uno a consegnare del cibo, ma Lulu aveva il telefono. E io ti aspetti che creda che abbia telefonato Lulu. Chi vuoi prendere in giro, Hazel? Lo sai che sta bruciando la cena, vero? Ci penso io. Ci rinuncio. Ordinerò una pizza. Per me va bene! Non così in fretta! Ma li ho appena comprati! Non è giusto! Oh? Ehi, fammi vedere! Ma guarda quanto sono bello! Scusa, mi sono distratto! Tieni, goditi la festa! Ha funzionato alla grande! Ehi, Bella! Vuoi sapere un segreto? Prendi una piccola anguria e della lacca argentata. Non sembrerà più un frutto.
E poi la parte più figa. Attacca questi pezzi specchiati sull'anguria. E fatto! Adesso tanti altri. Mi stai dicendo che è un'anguria? Bella, sei un genio! Lo snack perfetto per questa festa di anguria! Oh, come farò a finire tutto? Ok, credo di aver capito. Stupida matita, dai! Oh, ma chi prendo in giro? Non so che cosa sto facendo! Almeno il caffè è forte, no? Ok, dai, concentrati! Oh, credo di saperla questa! Ce la sto facendo, dai! La risposta è la B. Sì! Altro caffè! Adesso va meglio. Oh! Vedo tutto sfocato, accidenti! Non ho tempo di dormire, no! Tieni gli occhi aperti! Oh no! I compiti sono fradici! È un disastro! Sono così goffo, accidenti! Ma cos'è successo qui? Oh, poverino! Vorrei poterti aiutare! Ma forse... posso! Dammi quella tazza, su! Questo coperchio ci sta perfetto! Così eviterai ulteriori incidenti, vedi? Dov'ero? No! Ehi, non si è versato niente! Lily è davvero fortissimo! E si mantiene caldo, wow! Se solo potesse risolvere anche questo problema. Pensi che l'insegnante sappia che sono in ritardo? Che mi sono persa? Qualcosa di noioso come sempre. Avrei dovuto mangiare. Mi farò un piccolo spuntino. Le mie patatine preferite. Ho già l'acquolina in bocca. Ma che odore di buono. Cosa? Conosci le regole. Scusi. Dovrò aspettare. Non farmelo fare. Non vuoi proprio seguire le regole? No. E allora esci. Bene. Mi gusterò il mio spuntino altrove. Le sue regole sono ridicole. Dovrei morire di fame, secondo lei? Aspetta. Ma il mio raccoglitore? Forse potrei usarlo come travestimento? Sì! Svuota il sacchetto delle patatine e poi continua a piegarlo in questo modo. Continua finché non è a rovescio. Poi usa due clip come questa e attaccale al fondo. Rimetti le patatine in busta. Poi arrotolala e fissala con un'altra clip. Ok, adesso metti gli anelli del raccoglitore attraverso le clip. Quindi richiudi il raccoglitore. Sarà epico. Stai tranquilla, fa come se niente fosse. Bella? Niente cibo, non vedi? Va bene, torna al lavoro. La professoressa non si immagina. Che sono proprio qui! Basta non fare rumore quando mastichi. Ti ho vista! Visto cosa, Betty? E poi aggiungi la farina. Ci sono domande? Sveglia, ragazzi! Sì, prof! Bene. E ora guardate bene. Visto? Dovete farli tutti! Forza, forza, forza! Ok, iniziamo! Aspetta, e dopo? Io non seguo le ricette! Uso gli ingredienti che mi ispirano! Scusa? Non barare! E vabbè, scommetto che posso dare una sbirciatina! Oddio, il bicchiere! L'ho preso, l'ho preso! Sì! Ah, qualcuno ha visto? E allora me lo tengo.
Anzi, lo uso pure. Per prima cosa impilo tutto. Poi taglio usando il bicchiere. E ora la parte divertente. Immergilo nell'uovo e in un po' di farina. Un altro po'. E ora si frigge. Guarda come sfrigola! E ora taglia e goditi la bontà morbida del formaggio. E intingi in una salsa, ovvio. Ehi, prof, ho fatto! E giù le spatole! Ma che diamine è? Bellissimo! Incredibile! Cosa posso dire? Sono un bravo cuoco! Stai ancora lavorando, Leon? Cosa? Ne farò un altro la prossima volta! Ma non c'è sul libro! Faccio vedere io! No, 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 no! Schiva, schiva! Eh già! E guarda questa! La mossa finale! Sì! Mi piace vincere! Nessuno mi può battere! Ah, quando vince è insopportabile! Pensa di essere bravo! Scommetto che ha barato! O ha usato qualche codice per barare! Mi fa arrabbiare così tanto! Aspetta, so io come vendicarmi! Ho lo scotch, un pezzo bello lungo, ora le forbici! Ma cosa ci fa un peluche qui? Sì, la mia invenzione è completa! Adesso diamo vita alla mia idea! Thomas! Che c'è? Vuoi la rivincita? Ehi, quello cos'è? Fermati! È per una gara di bevute! Prima sgancia! Ok, ecco qua! Ok, 3, 2, 1 e bevi! Devo solo bere più in fretta e vincerò io! Ma come fa a bere così velocemente? Devo succhiare più in fretta! Ci sono quasi! Fatto! Sì, ho vinto! E quindi a me i soldi! Ciao, vado a fare shopping! Come ha fatto a battermi? Ehi, ha barato! Ne avevo più di lei! Tina! Ancora qualche pennellata qui! Oh, oh no! Ora c'è della vernice sulla coda di Armani, devo fare qualcosa! Sì, signorina Betty? Oh, caspita, certo! Forza, Armani, devi lavarti! Troppi chihuahua. Salve! Abbiamo un'emergenza. Armani ha della vernice rosa sulla coda. Oh cielo, che bel cagnolino che sei. Guarda che faccia. Va bene, Armani, entriamo nella piscina. Dobbiamo trovare una soluzione. Che bravo che sei. Perbacco, ma non funziona. Hai ragione, proviamo col tubo. Penso che ci aiuterà. Eccoci, e guarda come si comporta bene da bagnato. Ok, basta acqua. Iniziamo a mettere lo shampoo. E dobbiamo anche massaggiargli le zampe. Bravo, Armani, scuoti via tutto lo sporco e l'acqua. È ora di tirare fuori l'asciugamano, dobbiamo asciugarlo per bene. Eccoci, ti piace, vero? Niente più pelo bagnato. Asciugagli il muso, così posso usare il massaggiatore sulle sue guance, sì, proprio così. Ti piace, Armani? Rilassati e lascia che ti massaggi. Ora ti farò anche un massaggio al collo, devi essere tutto teso dopo aver indossato quel collare. Assicurati di fare anche la parte posteriore delle zampe. E ora ti limerò anche le unghie. Armani tesoro, la mamma è qui per portarti a casa! Che cosa? Cos'è tutto questo? Non va affatto bene! Oh, sul serio, mi dispiace! Armani è un nobile e come tale dovrebbe essere trattato! Sì, signorina! Oh, ora va molto meglio! Un papillon e una corona d'oro, proprio quello che si merita! Andiamo, Armani, la mamma ha cose da fare! Phew, che paura! Devo solo assicurarmi che la contabilità torni. Mi sembra che vada bene. Fammi vedere qui. Che ore sono? Ah, non è ancora ora di pranzo. Devo ricordarmi di fare questo. Svuoterò questa casella. E adesso che ore sono? Non è ancora ora di pranzo. Mancano ancora pochi minuti alla pausa. Un po' di più. Solo un po' di più. Ah sì, la sveglia per il pranzo! Fammi togliere tutto di torno. Sì, è tutto il giorno che aspetto. Ma che casino che ho lasciato. Fa niente, ho una soluzione.
Devo solo tagliare il pacco in questo modo con le forbici. Taglierò un quadratino tutto intorno alla parte superiore in questo modo. Ecco qui, dovrebbe andar bene. Adesso ho solo bisogno del mio bollitore elettrico per riscaldare l'acqua. Sì! Verso l'acqua nella mia piccola busta. Sono un genio. Dovrebbero decisamente pagarmi di più per lavorare qui. Aspetta un attimo. C'è troppa gente qui fuori. Non voglio che nessuno mi veda mentre mangio. Ecco qui. Ho finalmente un po' di privacy. Sembra che i noodles siano pronti. Fammi assaggiare. Oh sì, adoro l'odore del pollo al mattino. Che buoni questi noodles. Che sete che ho. Lo so, per questo abbiamo delle bevande gassate. Aspetta, devo prendere qualcosa. Guarda questo fantastico apribottiglie. Il tappo viene via facilmente, così è facile e veloce. Nanna, tocca a te. Se lo dici tu. Dove sta andando? Ehi, posso avere la tua bici? Cosa? Ti pagherò. Affare fatto, è tutta tua. Grazie. La metterò qui. E poi userò il pedale per rimuovere il tappo della bottiglia. Wow! Hai appena comprato una bici? Certo! Alla salute! Adesso aprirò la lattina. Devo solo capovolgere l'apribottiglie e sollevare la linguetta. Figo, eh? È così comodo! Ok, io non ho niente di così elegante. Immagino che userò le dita. È abbastanza facile! Ma... non importa, siamo pari alla fine. Godiamoci le nostre bibite. Non finisce mai di imparare, vero? Una bibita rinfrescante è quello che ci vuole. Che cosa? Ma dai, non può essere! E adesso non posso nemmeno più berla. Oh, Lana, quanto mi dispiace. Oh, ma è già mattina. Wow, avrei dovuto svegliarmi un'ora fa. Non c'è tempo per scegliere cosa mettere. Ho fatto giusto in tempo. Ah già. Dai, sbrigati, ascensore. Perché non succede nulla? Ma le ho appena fatte. Ma che sfiga, ho appena buttato via 70 euro. E la lezione è già cominciata. Spero che nessuno mi noterà. E questa è la storia di Ercole. Vediamo. Tu. Vieni a parlarci dei compiti. Oddio, è la fine. Dov'è il flash drive? Non capisco come si mette. Ma è sotto sopra? Dai! Ci rincontriamo finalmente. Oh, fashionista cowgirl? Qui c'è spazio soltanto per uno di noi due. Ah, davvero? Sì, davvero. Prepara le armi, allora. Sì, sai leggere? Dammi tutto quello che hai, forza. Ma non ho niente. Non nascondo nulla. Si goda lo spettacolo. Che brava ragazza. Sofia, sei spettacolare! Non dite niente. Sono piena di dolci. Uno per te. E uno per te. Grazie! Che lo spettacolo abbia inizio! Dovremmo farlo. Ha un aspetto inquietante. Dov'è il tuo senso dell'avventura? Hai ragione, andiamo. Ma wow! Guarda tutte queste cose. Chi ci viveva? Non lo so. È stato abbandonato per anni. Aspetta, che cos'è? Non ci credo, è un criceto! È blu incandescente! Ah!
Ehi, scusa, guarda qui! Cosa? Che cos'è? Ah, quella scatola è viva! È un mostro! Non lo so, ma fai attenzione! Ecco! Oh, che cucciolo adorabile! Possiamo tenerlo! Ti chiamerò Daisy! Qui è come un negozio di animali! Ehi, piccoletto, stai bene? Vieni qui, non ti farò del male! Dobbiamo darti un nome! Hai l'aria da stuzzichino! Devi essere spaventato solo! Cosa sta succedendo? Ehi, dove siamo? Non lo so! Ma ora siamo qui, tutti noi! Capito? Siamo una famiglia! Sarà fantastico! Dov'è finito stuzzichino? No, non è qui dentro! Non è abbastanza carino! Niente, non si trova! Non è sotto la sedia! Hai visto stuzzichino? Aspetta un attimo! Aspetta! Cosa? Oh, c'è mancato poco! Pensavo di averti perso! Devo metterti in un posto sicuro! Wow, guarda quell'acquario! Che belli! Idea! Non ho idea di come abbia fatto! Ma non mi lamento! Puoi entrare qui, stuzzichino! Dovrebbe essere a prova di fuga! Mi dispiace per l'odore di pesce, non è molto adatto ai criceti! Devo renderlo più confortevole! So cosa fare! Serve una mano di vernice! Dipingerò le onde sul vetro! Ti piace, stuzzichino? Resta lì, Daisy! Puoi fare un po' di shopping! Questo sito ti piacerà! Le scarpe non sono mai abbastanza! Ricorda, vacci piano con la mia carta di credito! No, non ti tira su il morale! Oh, ok, ti preparo un posto dove dormire! Sarà top! Wow, sarebbe perfetto per un barbecue! Ehi, Daisy, guarda qui! Fai come se fossi a casa tua, che ne pensi? Spero ti piaccia! Lo sapevo! Non preoccuparti, stuzzichino, ho quasi finito! Voglio che sia perfetto, te lo meriti! Ok, ho finito! Wow, Sunny, ottimo lavoro! Grazie, mi piace molto quello che hai fatto con l'acquario! Stai bene lì dentro, stuzzichino? Sembri annoiato, ti serve un po' di intrattenimento! Vuoi guardare un film? No? Sei più un criceto da libro? Ok! Chissà... So cosa fare, devo solo inventarmi qualcosa! Wow, ha funzionato! È un piccolo scivolo per criceti! Ok, so che non c'è acqua! Vai, prova! Wow, che coraggio! Continua così! Ti divertirai un sacco! So che è alto, ma credimi, ti piacerà! Ecco fatto! Non vuoi scendere dallo scivolo! Non ti preoccupare, si può fare molto di più! Wow, davvero temerario! Stai attento, stuzzichino! Sei così coraggioso! Ciao, Sunny! Oh, wow! Ma Daisy non ci starebbe! Forse posso fare qualcosa per lei! Fammi pensare! Ci deve essere qualcosa che posso usare! Cosa c'è qui dentro? Sembra interessante! Ma non è proprio il nostro stile! Avrà bisogno di un rinnovamento! Mettiamoci al lavoro! Per prima cosa mi serve la vernice spray! Naturalmente sto usando il rosso! Sembra già meglio! Sono un artista con la bomboletta spray! Ora abbiamo bisogno di decalcomanie! Wow, fuoco! Che trasformazione! Si abbina alla tua casa! Ok, salta! Dovremmo fare un giro di prova! Tieniti forte, si gira! Che giornata! Ho bisogno di un pisolino! Ehi, smettila! Mi fai il solletico! Sto cercando di dormire! Non succederà mai! Qual è la grande idea? Smettila! Devi andare a letto! Puoi sognare il formaggio o qualsiasi cosa mangi nei criceti! Ecco fatto! Oh, non ha un bell'aspetto! Bisogna nuotare per raggiungerlo! È meglio che non avvicinarsi a quei denti! Sto scherzando, è un letto! È così morbido e accogliente! Starei così comodo! E forse riuscirò a dormire un po'! Spero che tu non russi, stuzzichino! Ehi, vuoi abbassare la voce? Stiamo cercando di dormire! Hai mai avuto la sensazione che qualcuno ti stia osservando? Oh, sei tu, Daisy! Non riesci a dormire, eh? Conosco la sensazione! Hai bisogno di stare nel tuo letto! Aspetta, ti aiuto io! Ecco fatto! Ora chiudi gli occhi!
Questo è il mio maglione preferito, è coperto di peli di cane. Lo metterò via più tardi, sono troppo stanca in questo momento. Devo farmi una dormitina. Buonanotte, Daisy. No, Lily, non farlo. Metti giù l'estintore. Aspetta, quello non è un estintore, è un unicorno. Cos'è stato? Cosa stai facendo, Daisy? Hai preso di nuovo il mio maglione. Ah, deve piacerti molto. Non c'è problema, puoi tenerlo, ma prima devo apportare alcune modifiche. Rivolterò il maglione al contrario, poi prendo ago e filo. È ora di esercitarmi nel cucito. Voglio creare una cucitura lungo la parte superiore del maglione e passerò da un braccio all'altro così. Una volta terminato, lo riempio con il ripieno. Questo lo renderà morbidissimo. Voglio riempirlo completamente, un altro po'. Poi farò lo stesso con le braccia. Daisy lo adorerà. Cucirò i polsini una volta pieno, poi ripiegherò le braccia intorno al maglione. È un'ottima cuccia per cani. Sarà come dormire su una nuvola. Salta su, Daisy. Che invidia. Vorrei che il mio letto fosse così comodo. Ok, dormiamo un po'. Sono esausta dopo tutto questo lavoro. Sogni d'oro. Adoro le patatine. Ehi, non guardarmi così. Cosa c'è? Vuoi una patatina? Questo è cibo per umani. Non farmi gli occhi da cucciolo. Bene, allora ti porterò del cibo, ma le patatine sono mie. Innanzitutto è necessaria una ciotola per il cibo. E so come dovrebbe essere indietro, sto per scaldare la situazione. Aspetta, ecco che arriva. Wow, guarda un po'. Questa non è una vecchia ciotola noiosa, è un vulcano. E indovina cos'ho? Riempio la ciotola, avrai fame. È un'eruzione di cibo per cani. Woohoo! Guardala. C'è così tanto. Ti viene l'acquolina in bocca. Che aspetti? Entra! Ricorda di non mangiarlo tutto in una volta. Oh, bravo cagnolino! Sembra buono! Forse dovrei dare qualcosa da mangiare a Stuzzichino. Cosa mangiano i criceti? Ordinerò una pizza? No, ho un'idea migliore. Preparerò un banchetto. Avremo bisogno di un posto dove servirlo. Ecco, perfetto! Ora posso riempirli con il vostro cibo. Lo chef ha creato qualcosa di speciale per te. È garantito. Delizierà le tue papille gustative. Buon appetito! Ti piace la mia cucina? Sono così felice! Di solito brucio tutto. C'è dell'altro. Fammi sapere se vuoi un dolce. Ho del gelato delizioso. No, non sei goloso di dolci. Davvero? Non sai che ti perdi. Ma non è un problema. Ehi, ricordati le buone maniere. Non salire sul tavolo. Sai cosa? Fallo! Ho fatto molto di peggio! Che fame che hai! Lo vedi, Sunny? La 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 la! Ti piace, Daisy? Come va, Lily? La vita non è mai stata così bella! Wow, sembra buono, Sunny! Ma wow! Oh, che gentile! Ma non hai ancora visto nulla! Spacchiamo! Oh sì! Continua! Tutto questo ballo mi fa sudare! E ora assolo! È il momento del gran finale! Shalala! Fa molto caldo qui dentro! Potresti aprire una finestra o qualcosa del genere? È come una sauna! Ho bisogno di acqua ghiacciata! Aspetta! Stuzzichino, stai bene? Non preoccuparti, ti calmerò io! Come stai? Meglio? Sì, torno subito. Guarda qui. Questo ti aiuterà a mantenere l'idratazione. È una fontanella personale a misura di criceto. La metto qui. Bevi. Ecco, bravo, piccolo. Mi sento molto meglio. E sembra che Sunny si sia fermata. È una buona idea. Avrai bisogno di bere anche tu, Daisy. Ok, non abbaiare così, sto pensando, aspetta, ci sono! Dammi un secondo, spero che funzioni! Ci siamo quasi! Wow, è fantastico! Si abbina alla ciotolina, è tutta una questione di estetica! Mamma mia, avevi sete, sono felice di aver fatto qualcosa! Direi che ci siamo! Ti senti a casa, Stuzzichino, che gioia!
Ti meriti solo il meglio. Farei qualsiasi cosa per te. Come va, Daisy? Stai comoda? Certo che sì. Guarda questo tappetino per cani. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. E vai, dammi un bacio, stuzzichino. Tina, guarda qua. Sembra delizioso. È gigante. E ora facciamo un dolce. Farina. Dobbiamo pesarla. No, io metto le uova. E ora latte. Direi che va bene. E ora sbattiamo. Non sta funzionando. Ci sta mettendo troppo. Fai fare a me. Ci serve un po' di potenza. Geniale! Molto più facile. Molto meglio. Non male. Possiamo usare questo mixer per mescolare gli ingredienti. Ottimo! Ma questo è meglio. È come un mini allenamento. Ok, come iniziamo? Impasto. Poi do una girata. Oh, sta uscendo! Ci dovremmo mettere un uovo. Spero ti piaccia croccante. Oddio, beh! Che altro ci possiamo mettere? Cioccolata! Adoro la cioccolata! È così appiccicoso! Che ne dici delle Mentos? Ottima idea! E io ho la cola! Sarà buonissimo! Stai indietro! Potrebbe uscire un disastro! Chissà di che sa! Ecco la cola! Devo fargli una foto! Tina! No! Per poco non mi rompevi il telefono! Ups! Ho una candelina per la torta! Oh, che carina! Sì, è vero! Wow, figo questo gioco! Forse per te! E ora della buona pizza! Oh, fammi assaggiare! Hai ragione, super buona! Ne voglio un'altra fetta! Hai le mani calde e grasse! Non mi sono mai sentita così! Oh, Matthew! Sì, giusto! Ma ti immagini? Prendila tu! No, vai tu! È tua, insisto! Mi sto raffreddando, ragazzi! Oh sì! Davvero! Ce l'ho fatta! Ragazzi! Niente, ancora così! Per favore, prendila tu! Oh, ok! Cosa? Era per gentilezza! È mia! Non così in fretta! Matthew, dai! No, è mia! Dammela! Ragazzi, ma che fate? Oh no! Che vergogna! Basta! La voglio! In realtà non ne sono così sicuro! Non la voglio! Mi volevate solo per il condimento! Mi sento usato! Alt! Niente cibo qui! Forza, sbarazzatene e poi ritorna! Ok, vediamo se stai nascondendo qualcosa. Non posso farmi beccare. Ehi, la sua collana! Mi ha dato un'idea. Sì, funzionerà. Voilà, gioielli nuovi da sfoggiare. È qui che cosa abbiamo? Tutto a posto, puoi andare. Ce l'ho fatta! E adesso un bel morso. Sbaglio, sta mangiando una collana. L'hai visto anche tu? Ehi, puoi darne un po' anche a noi? Ma certo, accomodatevi. Grazie, è geniale! Oh, quanto è bello! Alt, qui non si entra con cibo e bevande. Devo controllarti prima di farti entrare. Che cos'è questo? Puoi entrare. E il prossimo? Oh no, si prenderà le mie caramelle! Oh, il guerriero barbuto!
Ecco la soluzione! Mi servono una barba finta e tanta colla. Basterà tracciare un sorriso così. E poi aggiungo un pezzetto di stoffa. Ho fatto una tasca perfetta per nascondere così le caramelle. È una delle mie idee più geniali. Barba a posto e caramelle nascoste. Andiamo! Aspetta un attimo. Oh, ma sei tu, guerriero barbuto! Entra pure. Oh, ce l'ho fatta senza problemi. Ehi, bella barba, vero? E nasconde delle caramelle? Ma dai, è geniale! Posso averne un po'? Certo, perché no? Amico, stai alla larga dalla mia ragazza. Oh, scusami, ne vuoi una? Oh, grazie, bello. C'è mancato poco, salvato dalle caramelle. Oh, grazie mille. Finalmente è arrivato il momento dello spuntino. È il momento di controllare Instagram. E non è la migliore delle combinazioni? Ehi, non sento nulla. Sono tutte alla fine della busta. Devo prenderne almeno una. Dai, raggiungila. E tutto quello che ho ottenuto è un mucchio di briciole. Oh, devo raggiungere il fondo. È Kevin contro il sacchetto delle patatine. E finora non sta andando bene. Proprio così, piccole patate. Vi faccio risalire io in superficie. Ha funzionato! Ovviamente. Si tratta di spingere verso l'alto dal basso. Continua fino a raggiungere la cima. Non sono bellissime? I giorni del disordine sono finiti. Boom! Nessuno scherza con i miei snack. Ora, torniamo agli affari. Cos'era quel rumore? Devo andare a prendere i miei guantoni da box. Ehi, come va? Ti va di spizzicare qualcosa? È pieno di zucchero. Preferisco le cose sane, grazie. Voglio restare in forma, insomma. Ecco perché mangio soltanto cibi sano. E bevande verdi. Dovresti provare, sai? Io? Preferisco una dieta arcobaleno, piena di cibi gialli, marroni e di qualsiasi sfumatura. Poi niente batte il rosa. Ah no, conosci le regole, giusto? Oh, ma voglio mangiarlo! Sì, vabbè. Devo andare a lezione. Ciao! Che peccato! Vorrà dire che mi allenerò a stomaco vuoto. Però... profumata, giusto? Aspetta un attimo. Ho un'idea! Oh sì, per nasconderlo, tira fuori lo stick dal deodorante. Sostituiscilo con lo zucchero filato così. Furba, eh? È l'odore migliore del mondo. Ed è arrivato il momento di sudare. Su, forza, continua. Solo un secondo. Mi scusi, io comincio adesso. Sì, è l'ora dello snack. Sto sudando come un maiale. Fa quello che devi. Scherzetto. Mi serve una carica di zuccheri. Ma meglio non tirare la corda. Cavolo, se brucia. Come si chiama? Oh! Ehi! Grazie! Ciao! Non ce la faccio a berne un altro, accidenti! Voglio del cibo vero! Ehi! Mi ero dimenticata di questi! Ma non devo farmi beccare, altrimenti non mi farà fare la sfilata! Ci deve essere un modo! Cannucce, via! Apri la noce di cocco e appoggiala in questo modo.
Poi versaci dentro i tuoi dolci preferiti. Riempi per benino. Qualcuno ha chiamato la dea dei tropici? Sì, sono dei cocchi veri. Ripieni di prelibatezze. Non vi dispiace, vero? Ah, sono proprio dell'umore per festeggiare. Una festa? Sto arrivando. Sul serio, altro che divertimento. A meno che non possa intrufolarlo. Un attimo, questi tipi mi hanno dato un'idea. Oh sì. Avrei dovuto portarne due. Non sai leggere, giovanotto? Sì, vabbè. Salve, signore. Posso avere questo onore? Oh, signore, ma non deve. Molto gentile. È stato un gioco da ragazzi. E adesso posso mangiarla quando voglio. E ancora! Contento lui. Che paura questo film! Bleh, non mi piace, Matthew! Stai scherzando, è bellissimo! No, non andarci! Non posso vederlo! Smetti di masticare così forte! Hai detto qualcosa? Dammi quel pacchetto! Non sento il film! Oh no, non farlo! Cosa? Come? Grazie! Bravo ragazzo, mangia tutto! Mi prendi in giro! Ecco! Meglio! Oh dai, ma fai sul serio! Non potrai mai scappare! Ora è diventata una questione di principio! E ora che fai? Croccanti! Non ce la faccio più! Ehi! Te la sei cercata! Beh, almeno ho le patatine! Ma lei lavora qui! Che carine che siete, ragazze! Niente più ruminare fastidioso! Ciao ciao! Ah, finalmente è finita! E l'essere umano ti ha messo nel secchio? Queste strade sono sempre più pericolose! Oh, fa niente! Guarda quel ragazzo laggiù! Sembra proprio che non abbia alcun problema al mondo! Aspetta un attimo, che cos'ha? Sì, il mio uovo sodo! Anche io adoro le uova, andrò da lui! Ah, e tu chi sei? Oh, ciao! Oh, non ha un buon odore! Vorresti il mio uovo? Perché non te lo darò! Cavolo! È ora di aprire le danze! Che sta cercando di fare adesso? Mi sta facendo venire i brividi, mi sta fissando! Ok, puoi avere il mio uovo, tieni! Te lo sbuccio, ecco, la buccia non c'è più! Va bene? Puoi averlo adesso! No, ma i tuoi germi sono dappertutto! Sistemo io la cosa! Beh, ora mi spiace! So io cosa fare! Cosa? Cosa sta scrivendo? Vediamo... Qual è il modo migliore per dividere un uovo? Deve esserci un modo per risolvere questo enigma! Aspetta! La tua penna, dammela! Stavo scrivendo! Ho un'idea! Smontiamo la penna! Leviamo tutto quanto! Voglio solo questa piccola molla! Sì, eccola! È esattamente ciò di cui ho bisogno! E adesso dammi l'uovo! Lo taglierò con la molla! Ecco fatto fino alla fine! Sì, una divisione perfetta! Non posso credere di essere così intelligente! Queste uova sembrano così buone! Ecco la tua! Ottimo lavoro! Sì, come sei ingegnosa! Ehi, lo mangerai tutto? Ok, questa volta c'è un pulsante, vado io per prima! Oh, una banana! A me va più che bene! Accidenti, sta succedendo qualcosa! Ma che bello! Ok, tocca a te! Ecco che vado! Oh, sembra zucchero filato! Fammelo aprire e tirare fuori! Ne metterò un po' qui. Sta venendo bene. Voglio assaggiarne un po'. Non sembra affatto male. Oh mio! Ah, guardami, sono selvaggia! Wow, davvero! Sono tipo uno scienziato pazzo. Fammi mettere alcuni di questi qui.
L'odore non è male, aggiungerò anche questi. Forse un po' di questo liquido rosso. Ancora un pochino. Devo aprire questa strana bottiglietta. Ehi, la mia banana ora è rossa. Fammi annusare e poi assaggiare. Oh, sono di nuovo normale. Ah, molto meglio. Dunque, la mia banana rossa. Forse va bene così? Che strano odore. L'aggiungerò alla mia torta. Non lo so, almeno il colore è carino. La corda è qui. Questa volta tiro io. Ah, è un cellulare. Cosa ci faccio? Non è cibo né un dolciume. Sì, è reale. Lo metterò proprio qui. No, non funziona. Non ho idea di cosa farci. Vediamo cosa avrò io. Oh, un sacchetto di gommosi. E sono a forma di topolino. Fammi assaggiare, vediamo come sono. Mmm, non male. Aspetta, che diavolo è quello? Ah, un topo, c'è un topo laggiù. Cosa? Ah, cosa facciamo? Oh, io lo so. Sbrigati. Ehi, che mi dici? Cos'è? Un topo? Devi assolutamente salvarci! Sono uno forte, ma... ci vediamo dopo! Che cosa? Ma ci ha abbandonate! Ok, sarò coraggiosa e sistemerò la cosa! Ecco che vado! Oh! Credo di averlo preso! Fammi guardare! Ah? Oh? Ma che strano! Ma è diventato un dolciume gommoso! Sul serio, il topo non c'è più! Avevamo paura di questo! Forse abbiamo esagerato? Non so! La campanella! Spuntino! Mangerò una barretta al cioccolato! Eh già, è così buona! La mangerò tutta! Cos'è questo rumore? Oh, Tina, che cosa guardi? Thomas, non sei tanto normale. Hai visto il video? Ce l'aveva tutta in faccia! Accidenti, l'ho finita! Ma la barretta di Tina è proprio lì! Tina, posso? Cosa? No! Hai già mangiato la tua! Mi ho appena chiesto se poteva mangiare la mia! Certo che è proprio acida oggi! Ehi, aspetta! Forse se... no, non così... ma se faccio... esatto, funzionerà di sicuro! È ora di fare a pezzi la barretta di Tina! Farò un taglio in questo senso e poi un taglio dritto! E poi questo quadratino! Ecco fatto! Sposto tutti i pezzi e ora li riposiziono! Fatto! Non si accorgerà di nulla! Thomas! Hai rubato la mia cioccolata? La tua barretta è proprio lì! Oh! Beh, mi sembravi sospetto! Aspetta, perché ci sono tutti questi tagli? Non mi sembra normale! Lo sapevo! Mi hai rubato un pezzo! Devo andare! È troppo figo, vero? Oh, mi sta venendo fame! Lo stomaco mi brontola! Ehi, ehi! Guarda qui! Hai predetto che avrei avuto fame! Scusami! Aspetta, ho la soluzione! Ta-da! Ho del cioccolato nella manica! Wow! Sei il mio eroe! Wow! Sto per predire qualcosa! Siamo noi! Mangiamo il cioccolato! Oh no! Ci beccherà! E ci trasformerà! Non voglio essere uno scoiattolo! Non so arrampicarmi sugli alberi! Dobbiamo fare qualcosa! Ma sto morendo di fame! Ah, chissà se possiamo... Ehi, ascolta! Un po' di magia! Perfetto! Sta a pennello sul retro del telefono! Ma quanta deliziosa cioccolata!
Adesso ne voglio un pezzetto. Accidenti, quant'è buona! Ehi, che cosa succede laggiù? Voi due, state mangiando? No, prof, sono solo il telefono e la custodia. Beh, continuate con la divinazione. Non posso credere che abbia funzionato. Mangiamone ancora. Simo round. Sì, sono così felice. Posso farcela con una mano. Pronta? Buono, un biscotto. Aspetta, questo non è un normale biscotto. Sembra delizioso. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Eh? Quello cos'è? Oh no, dobbiamo essere veloci. Ok, fin qui tutto bene. È così difficile con una mano. Stai fermo. Fermati. Sto sudando. Mi diverto un sacco, mi piace farlo. Ci sono quasi. Ah, è ora di essere creativi. Solo quest'ultima parte ho finito. Sembri diversa. Luce rossa. Oh no, per favore non farlo. Ora è la mia occasione, non posso sbagliare. Finito. Ed è tutto d'un pezzo. Oh, mi sono completamente dimenticata. Luce verde. Finalmente. Sembra proprio che tu non abbia più tempo. Ma non è giusto. Sul serio. Hai qualcosa tra i capelli. Lexi ha barato. Odio questo gioco. Rilassati, mangia il tuo biscotto. Ci posso credere. Ma sta già tornando? Se vede questo casino mi ammazza. Questo significa solo una cosa. Che è ora di pulire tutto. E per prima cosa devo lavare il pavimento. Ehi, perché a me? Non può essere! Niente, peggio dei calzini zuppi. Vabbè, continuiamo. Che sensazione terribile. Ce l'ho fatta, appena in tempo. E adesso la parte divertente. Questi pavimenti hanno bisogno di una bella pulita. Ma che fatica. Wow! E io che pensavo di aver finito. Sarà meglio che mi sbrighi. Sono in sella e pronta per partire. Ma che noia. Possiamo accelerare un po' le cose? Accidenti. Meno male che ho finito. Aspetta un attimo. Ma come ho fatto a non vederla? Ma qui non si finisce più. Accidenti, che buon odore, vero? E scommetto che sono anche buoni. Ops, il ketchup non macchia, vero? Grazie. E questa maglietta è nuovissima. Mi sa che per la prossima sarà meglio mettersi un bavaglino. Spiazzerò tutti quanti con questa cena deliziosa. Basta usare ingredienti freschi, giusto? Oh. Oh, credo che il pollo sia pronto. Ma che delizia! Oh beh, forse un po' troppo cotto. Avrà ancora un buon sapore, vero? Posso rimediare, giusto? Accidenti, ma perché il timer non è scattato? Mi hai fregato, stupidino! Mi serve una soluzione al volo! Ci sono, che genio! Pronto, e vorrei fare un ordine, salve! Grazie! Che velocità, grazie ancora! Ha un profumo migliore del mio. Non è bellissimo? E sul piatto? Sì, sembra proprio opera mia. Oh, l'ospite! Che buon odore! È per me! L'ho fatto io!
È caldo, stai attenta. È un po' incasinato, vero? Direi di sì. Per me basta così, grazie. Ma era davvero buono. Ti faccio vedere una cosa, ok? Sei pronto? Prendi una piadina e tagliala a metà, proprio così. Poi su ogni quarto aggiungi un ingrediente. Potrebbe essere un condimento oppure una salsa. Vedi? Piega ogni quarto in questo modo uno per volta. E l'ultimo? Perfetto! Così non cascherà niente. Tieni. Buono, vero? Non li farai mai più in nessun altro modo. Bene, questo tè sarà fantastico. Oh, mentre aspetto... Ehi, David! Che c'è? Voglio qualcosa anch'io da bere, per favore. Va bene, certo. C'è della cioccolata calda qui dentro. Cioccolata, amo gli snack. Sì, fammi prendere questo. Ehi, cosa? Hai mangiato tutti gli snack? Dalla a me, forza, dico sul serio, dammelo subito, non sto scherzando. Sono così arrabbiato con te. Ma la cioccolata! Ah, va bene, riprendila se è così importante. Sì, grazie, David. Fantastico, adesso non ho niente da mangiare. Non la vedo da nessuna parte, posso intrufolarmi. Devo prendere il pacchetto di vermi gommosi che ho qui. Sì, adoro le caramelle gommose, sono le mie preferite. Ciao David, posso avere dei vermi gommosi, per favore? Prendi tutto il pacco. L'ha preso, ma questo faceva parte del mio piano. Perché mentre lei li sta mangiando, io ho la mia scorta nascosta. Ho preso un tubetto di dentifricio e l'ho spremuto tutto. Guarda quanto gel! Ok, il tubo è vuoto e il dentifricio non mi serve. Devo mettere i vermi gommosi qui dentro. Li infilo piano piano, ci vanno perfettamente. Adesso rimetto il cappuccio. E quando ho voglia di un verme gommoso mi basta spremere. Sì, non vedo l'ora di mangiarlo. Così buono. Andiamo tesoro. Non abbiamo tutto il giorno. Mamma ha bisogno di fare shopping. Arrivo mamma. Adoro vederti acquistare vestiti. Ho una nuovissima carta da addebitare. Aspetta. Oh, che bel cucciolo. È così soffice e buono. Guarda mamma. Mamma, ho trovato un peluche. Che schifo. Ma io lo voglio. Non è giusto. Non posso mai avere ciò che voglio. Non lo voglio lasciare. Oh. Oh? Ma che è successo? Non può essere. È il giorno migliore di sempre. Sei così carino e verrai con me. Benvenuto a casa, spero che ti piaccia. Saremo migliori amici, ne sono certa. Che tipo di cibo ti piace? Ti piace la pizza? A me tantissimo. Da quant'è che non ti lavi i denti? Tesoro, che succede? Guarda che casino, ci sono zampate dappertutto. Posso spiegare? Non può essere, devo fare qualcosa. Oh oh, temo il peggio. E tu verrai con me. Preso? Avrei dovuto farle un sacco di tempo fa. Non guardarmi così. Tu andrai qui, dentro lo scatolone. E ora non ti muovere. Bravo cane. Chi ha bisogno di una gabbia costosa? Va bene anche uno scatolone. Perché l'ha fatto? Non puoi stare lì dentro. Sta tranquillo, penserò a qualcosa. Te lo prometto. Ma che cosa posso fare? Lo so, devo essere creativa. È pesante, ma è un inizio. E adesso? Queste doghe potrebbero aiutarmi. Ma devo aggiungere del colore. Ora devo avvitare i pezzi insieme. E per farlo userò il trapano della mamma. In questo modo farò anche più velocemente. Sai una cosa, è anche divertente. E adesso passiamo alle decorazioni. So cosa fare. Ho questo template a forma di zampa. Ci dipingerò sopra. Così sarà molto più semplice. E non farò casino. Ora devo solo staccarlo. Ed è già più colorato, vedi? Lo farò su tutte le pareti. Che ne pensi? Sta venendo bene, vero? Ne sono molto fiera. Ma c'è ancora tanto da fare. Prima ci serve un bel makeover. Il luccichio è d'obbligo. Ora sì che va meglio. Manca soltanto il berretto. Oh sì, che belli che siamo! Woohoo!
Nessuno può competere! Muovi la tua codina! Fantastico! Così! Ta 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 ta. Cosa? Naomi, sei qui? Ciao, mamma. Stavamo a niente. Cos'è successo alla tua camera? E quella è la mia pelliccia? Dalla me, dico sul serio. Puzza di cane, oh, disgustoso. Riesci a crederci? Ci serviva come tappeto e adesso come facciamo? Credo di avere un'idea. Verrà benissimo. Iniziamo avvolgendo questo tappetino. Adesso mi servono dei piccoli pompon. Li attaccherò al tappetino, proprio così. Farò lo stesso con pompon di altri colori. Alternerò i diversi colori. Voglio coprire tutto il tappetino, com'è morbido. Forza, provalo. Ora è molto meglio. È ora di diventare artistici, sai? Io adoro dipingere. È così rilassante. Ah! Oh? Ma che fai? Pazienza, mamma, è un cartello. Lo metterò qui. Che ne pensi? Va bene, credo. Continua a dirlo. Di certo non è un capolavoro. Credo di sapere cosa fare. E mi serve quella puntina. E un'ultima cosa, un filato di lana. Attaccherò la puntina alla parete e ne userò diverse per formare la parola pug. Adesso posso passare il filato attorno alle puntine. Farò più di un giro attorno ad ogni puntina. Devo assicurarmi di tendere per bene il filato, proprio così. Userò diversi colori per comporre ogni lettera. Verrà benissimo. E ho quasi finito. Wow, ottimo lavoro, mamma! Che ne pensi? Mi piace e piace anche a lui. Grazie, mamma. Sei la migliore. Sì, lo so. Ho così tanto sonno. È ora di fare le ninne. Dovresti stare nel lettuccio. Eccoti qui. Da quant'è che non ti fai un bagno? Oh, puzzi. E questo deve essere lavato. Cosa? Ma guarda. C'è un buco nel maglione di Naomi. Aspetta. Credo di poterlo aggiustare. Stenderò il maglione su una superficie piana. Ora mi servono ago e filo. Cucirò sopra la manica arrivando fino all'altra manica e tagliando via il filo in eccesso. Adesso capovolgo e farò lo stesso sotto la manica, andando verso l'altra così. Voglio fare una linea dritta. Taglio via anche qui il filo in eccesso e riempirò di imbottitura la manica. Voglio che sia molto imbottito. Farò la stessa cosa anche nel busto e nell'altra manica. Poi arrotolerò il polsino dentro la manica, congiungendo le due maniche così, e le cucirò per bene insieme. Non voglio che si scucia. Quasi fatto. Naomi sarà così sorpresa. Ed ecco una nuova cuccia per il cane. È così accogliente, spero che ti piaccia. Ah, e qui ho finito. No, signor unicorno, quel lecca lecca non è tuo. Che cos'è questo rumore? Oh? Ma come hai fatto tu a salire? Oh, giusto, hai sete. Oh, vado a prenderti subito da bere. Tu aspetta qui, io torno subito. Arrivo. Eccoti qui dell'acqua fresca, spero ti piaccia. E adesso posso tornare a dormire. Oh? Adesso che c'è? Hai già bevuto? Ok, hai tantissima sete, ma non la bere tutta adesso. Dico sul serio. Ah, forse adesso posso tornare a dormire. Oh, ma dai, è ridicolo! Che male! Mi verrà un livido. Stai bene, che è successo? Stavo cercando di prendere l'acqua al cane, ha così tanta sete, non ne posso più. Adesso capisco. So cosa fare. Ho questo pezzo di legno che ho dipinto di verde, applicherò della colla lungo il bordo e ci attaccherò un altro pezzo di legno. Adesso ci metterò sopra una ciotola e metterò della schiuma adesiva sul pezzo di legno in verticale. Adesso attaccherò una bottiglia d'acqua all'adesivo e rimuoverò il tappo. Adesso la ciotola comincerà a riempirsi.
E potrà bere quante volte desidera, perché la ciotola si riempirà sempre da sola. Non dovrai più fare avanti e indietro. Ingegnoso, vero, Naomi? Oh, ma guarda come dorme, è così adorabile. Che bella giornata! Svegliati, svegliati! Oh! Cosa ci fanno tutti questi giocattoli per terra? Ciao, mamma! Guarda quanti! Devo togliere di mezzo i giocattoli del cane. Gliene servono così tanti? Oh, che dolore! Ho giocattoli persino tra i capelli. Oh, cosa possiamo fare con questa? Forse posso usare questa corda? Dov'è l'estremità? È così lunga? Forse ci sono. Penso di averla presa. Addio! Oh, ci è mancato poco. Inizierò dall'osso giocattolo. Poi con gli altri. Devo soltanto legarli alla corda. Tada! Niente più casino. Adesso ha tutti i suoi giocattoli qui. Ma non ho ancora finito. La legherò al letto. Naomi, cagnolino, venite! Scendiamo per vedere. Guardate! Wow, è tutto per te! Grazie, mamma! Ok, via libera! Aprila in fretta prima che ti veda! Lo sai che ti vedo, vero? Dammi qua! Ehi, mi è venuta un'idea! Ah, a che serve la magia se si hanno delle cannucce? È ora di unirle! Le prime due sono fatte e ora il resto! Sì, è così lunga! Devo continuare però! E ancora! Funziona! Non ci posso credere! Devo solo assicurarmi che la contabilità torni. Mi sembra che vada bene. Fammi vedere qui. Che ore sono? Ah, non è ancora ora di pranzo. Devo ricordarmi di fare questo. Svuoterò questa casella. E adesso che ore sono? Non è ancora ora di pranzo. Mancano ancora pochi minuti alla pausa. Un po' di più, solo un po' di più. Ah sì, la sveglia per il pranzo! Fammi togliere tutto di torno. Sì, è tutto il giorno che aspetto. Ma che casino che ho lasciato. Fa niente, ho una soluzione. Devo solo tagliare il pacco in questo modo con le forbici. Taglierò un quadratino tutto intorno alla parte superiore in questo modo. Ecco qui, dovrebbe andar bene. Adesso ho solo bisogno del mio bollitore elettrico per riscaldare l'acqua. Sì! Verso l'acqua nella mia piccola busta. Sono un genio! Dovrebbero decisamente pagarmi di più per lavorare qui. Aspetta un attimo. C'è troppa gente qui fuori. Non voglio che nessuno mi veda mentre mangio. Ecco qui. Ho finalmente un po' di privacy. Sembra che i noodles siano pronti. Fammi assaggiare. Oh sì, adoro l'odore del pollo al mattino. Che buoni questi noodles. Senti, so che è importante seguire le regole, ma a volte bisogna sapersi adeguare. Soprattutto quando ci sono di mezzo gli snack. Quanto sei pronto a diventare subdolo? Pronto, mira! È mancato, di nuovo. Concentrati, trova l'obiettivo. Ah, ma che cos'ha questo bersaglio? E adesso chi è? Una festa! Ma ti ricordi che è successo l'ultima volta? Il buttafuori non ti ha fatto entrare per via degli snack. Una vera delusione. Adesso sì che mi girano. No! Ma forse so cosa fare! Hai un bersaglio come questo? Prendi del nastro biadesivo e fissalo qui, nei quadratini. Via. E adesso fissa un verme gommoso qui. Alla fine verrà così buono. Ehi, ferma. Ok, vai pure. Ancora tu.
Hai portato un gioco, eh? Sono solo freccette, vedi? Grazie, amico. Ha funzionato! Ehi, ragazzi, volete qualche vermetto? Quelli gommosi. Figo, eh? Daccene un po', Kevin. Sono proprio dell'umore per festeggiare. Una festa? Sto arrivando. Sul serio? Altro che divertimento. A meno che non possa intrufolarlo. Un attimo. Questi tipi mi hanno dato un'idea. Oh sì. Avrei dovuto portarne due. Non sai leggere, giovanotto? Sì, vabbè. Salve, signore. Posso avere questo onore? Oh, signore, ma non deve. Molto gentile. È stato un gioco da ragazzi. E adesso posso mangiarla quando voglio. E ancora! Contento lui. Fermo. Niente cibo qui. Chissà quanto ci metto a mangiarli. Oh, forse non riuscirò a passare. Ma magari loro possono aiutarmi. Quel coso di sicuro sì. Ho un piano. Preso. No, posso spiegare. Non è nemmeno mio, vede. Oh. Sembra una normale palette di trucchi, vero? Beh, non per molto. Con questo toglierò tutto l'ombretto. E una volta tolti tutti, li sostituirò con dei dolci. Toglierò l'involucro e li schiaccerò così. Adesso ci stanno benissimo. Ma guarda che buoni! Che spettacolo! Non c'è niente da vedere qui? Fermati. Che cos'è quello? Dell'ombretto, vedi? Liscio come l'olio. Che mi dite, festaioli? Volete qualcosa di dolce? Ehi, uno alla volta! Il resto è per me. Non così in fretta. Ma li ho appena comprati. Non è giusto. Oh? Ehi, fammi vedere. Ma guarda quanto sono bello. Scusa, mi sono distratto. Tieni, goditi la festa. Ha funzionato alla grande. Ehi, bella! Vuoi sapere un segreto? Prendi una piccola anguria e della lacca argentata. Non sembrerà più un frutto. E poi la parte più figa. Attacca questi pezzi specchiati sull'anguria. E fatto! Adesso tanti altri. Mi stai dicendo che è un'anguria? Bella, sei un genio. Lo snack perfetto per questa festa. Di anguria! Questo cioccolato ci voleva proprio. Ma niente è paragonabile alla mia bellissima bella. Baci baci. Ehi, ma bella è alla festa. Forse dovrei portarle un dolcetto. Si innamorerà di me, sì. Non così in fretta. Queste regole sono stupide. Ferma qui. Adesso girati. Cioccolato nella felpa. Ma a me servono. Devo inventarmi qualcosa. Qui si vedrà. Oh, ma certo. Nastro biadesivo? C'è. E adesso lo posiziono qui. Così. E poi dicono che il cioccolato non faccia venire gli addominali. Ancora uno. Ah, adesso sì che va meglio.
Non dimenticare il bottone. E andiamo. Vediamo. Signore, mi scusi. Qualcuno qui si allena, eh? È andato tutto bene. Ok, ma adesso viene il bello. Di nuovo quel tizio. Basta coi convenevoli. Ci vogliono le maniere forti. Anzi, dovrei dire dolci. Dateci dentro, ragazzi. Posso averne uno? Lasciamo perdere. Perché non approfittarne? Userai uno di questi subdoli trucchi alla prossima festa? Basta avere fame e mente creativa, giusto? Condividi il video con i tuoi amici per far conoscere loro questi trucchetti. E questi li hai visti? Iscriviti al nostro canale per non perderti il divertimento. Difesa, dai! Prendi la palla e segna! Vai, vai, vai! Ehi, vuoi una caramella? Oh no! Non hai letto il cartello? Niente cibo qui. Le regole sono regole. Stanno per segnare! Che cosa abbiamo oggi? Sono rovinata! Chi mangia tutte quelle caramelle? Per favore, non chiami i miei! Oh! Sto vedendo le stelle! Ma mi è anche venuta un'idea! Oh sì! Ciao! Prendi una palla e tagliala in questo modo! Vedi questo spazio vuoto? Riempiamolo! Ci puoi mettere un sacco di roba! Ho preso una palla, vedi? Ehi, stai meglio! Cosa? Incredibile! È il mio preferito! La partita è molto più bella così! Oh, nascondili! Guardiamo la partita, coach! Ok. Fallo! Il sole è così forte oggi. Potrò abbronzarmi bene. Ma devo rimanere idratato? Sì. Oh no, hai finito la tua acqua. Ne vuoi un po'? Sono un bravo padrone io. Siamo due amici al sole. Oh? L'hai già finita. Se insisti. Meno male che ho portato la bottiglia grande. E adesso? Non può essere! Questo è tutto ciò che mi rimane. O forse no. Ho in mente di fare una cosa straordinaria. Comincio con il legno e metterò del biadesivo qui. Poi attaccherò del legno in questo modo. Quindi lo capovolgerò. E adesso ecco l'acqua. Vedi questo velcro adesivo? Terrà la bottiglia sopra la ciotola. Ecco! Ho quasi dimenticato il tappo. Lascerò che l'acqua scorra. Ti piacerà, cagnolino? È perfetto per una giornata calda come questa. A te! Wow, conservane un po' per il pesce. Ah no, come vuoi. Non badare a me!
Non importa che ti piacerebbe indossare, tutti hanno il loro paio di jeans preferiti. Sono così comodi. Beh, una volta. Ehi, ma si sono ristretti o cosa? No, Betty, sembra solo che tu sia cresciuta. Sì, grazie al fast food. No, non può essere. Vado a prendere la tuta. Vorrei qualcosa di salato adesso. Sono abbastanza sicura di avere delle patatine. Gnam, non vedo l'ora di... Non volevi dimagrire? Pensi che Bella sentirà l'odore dell'hamburger? Non sembra esserci nessuno. Wow! Non ti avevo vista, Bella. La lattuga va bene. Ma questo è tutto. L'unico modo per perdere peso è tenere traccia dell'apporto calorico. Oh! Ma c'è una soluzione molto più semplice. Taglia a metà le porzioni! Questo è il film più spaventoso di sempre. Ehi, bastoncini di carote? Beh, sì. Ma che schifo! Non le mando giù di certo. Scusa, Bella, ma mi fanno schifo. Non riesco a staccare gli occhi dallo schermo. Sono già finite. Torno subito. Ho qualche secondo. E mi dovrebbe bastare per mangiare questi. Ma devo essere più subdola. Perché no? Con la lama taglia l'involucro delle salviettine in questo modo. Rimuovi la plastica e le salviettine. Quindi mettici dentro le caramelle. Betty vuole gli M&M's. Questo è il punto di svolta. Oh, quanto mi mancava il sapore dello zucchero. Cosa mi sono persa? Oh, non molto. Presto, adesso che non guarda. Ha funzionato? Oh. Wow, questo TikTok è pazzesco. Ehi, non ora, sono impegnato, show. Bravo. Wow! Come hai fatto a prendere il guinzaglio? Ho detto non ora, ok? Come ha fatto a mettersi il guinzaglio? Poverino, deve fare pipì. Ed è anche arrabbiato. Ti aiuto io. Che strano. Oh, è mattina! Bella, Bella, svegliati! È un nuovo giorno! E tu sei la mia migliore amica! È l'ora dei baci! Ah, ma dai, sul serio! Smettila! Adesso devo farmi la doccia! Grazie mille! Ah, non riesco ad arrabbiarmi con te! Finalmente ho così tanta fame! E questa pizza è tutta mia. Sento odore di salame. Rimani giù tu. E che mi dici della mia cena? Ah? Non adesso. Ma non mi ami? Va via. Ora, dove eravamo? Ti dispiace? Voglio solo cenare in pace. Anche se significa condividere la pizza. Guarda com'è bello qui fuori! Non potete entrare qui! Il mio umano è qui, capito? Ah, stupido cane! Sì, continua a camminare! Chi è quel tipo? Chi è quello scemo? Questa è casa mia! Ah sì, io non credo! Ah, non entrerai mai qui dentro! Tutto quello abbaiare mi stanca. Ti capisco. Piacere.
Facciamo un giro? Ok, sarà per la prossima. Oh, ma quello è il postino? Divertente! Sì! Oh, assolutamente no! Spero sia qualcosa di buono. Diamo un'occhiata. Del mais. Non è molto eccitante. Non ha nemmeno un buon odore. Ok, l'assaggerò. È duro. Non riesco nemmeno a morderlo. Ok, tocca a me. Ci deve essere un modo più semplice per farlo. Guarda tutte queste caramelle. È fantastico. Il mio dentista impazzirà. Ah, non si apre. Proverò questo pacchetto. Chissà a cosa serve questa corda. Guarda qui. Ottimo, direi. Mi stai prendendo in giro. Potrei abituarmi a tutto questo. Non ti dispiace, vero? Sono così arrabbiata in questo momento. Ok, rallenta. Io ho il mais e lei caramelle e un maggiordomo. Ho fame. Aspetta. Non è giusto. Ehi, cos'è quell'odore? Oh, popcorn. Per favore, fermati, sono a dieta. Non avrei mai pensato di dirlo, ma ci sono troppe caramelle. Sono ovunque. Ora sì che va meglio. Sono finite. Wow, guarda un po'. È una ciotola di caramelle. E sembra tutto delizioso. Proviamo. Aspetta, ho un'idea. Riempiamola di caramelle. Mi piace la tua idea. È davvero geniale. Wow, è magnifico! Sarebbe un peccato mangiarla, ma lo farò lo stesso. Vai avanti, prendine un po'. Deliziose! E la parte migliore non dobbiamo nemmeno ripulire dopo. Perfetto! Buongiorno, sto solo pulendo i pavimenti. E quello che cos'è? Attenta ai piedi. Non si può lavorare così. Finirò in un baleno, promesso. Appena avrò finito di sbirciare, intendo. Attenta con quel coso. Insomma, un po' di rispetto. Vado a fare una pausa. Ha funzionato. C'è nessuno? Ehi, psst. Che cos'è questo odore? Sembra dolce. Viene dalla tua testa. Dai miei capelli, intendi? Dammene un po'. Che delizia. Ne voglio ancora. È troppo buono. Non mi hai lasciato neanche un capello. Ti sei pappata tutto quanto, eh? È l'ora di una lunga doccia. Oh, tu che ci fai qui? Scendi da lì. Non sono la tua cuccia. Forza, spostati. Quel cane dormirebbe ovunque. Non posso usarlo. È pieno di peli. Che schifo. Che giornata. Non vedo l'ora di dormire. Scherziamo? Cattivo cane. Sciò, questo è il mio letto. Ed è pieno di peli. Non finiscono più. Non mi sento a mio agio così. Meglio mettere altro. Ancora? Ma perché fai così? Ma non posso arrabbiarmi con te. Sei un bravo cane. Ma non devi lasciare peli ovunque. Sai che forse mi è venuta un'idea? Potrebbe funzionare. Stendi una vecchia felpa su una superficie piana e cuci lungo il petto.
Ehi, che velocità! Taglia il filo in eccesso. Dopodiché prendi un cuscino e inseriscilo nel maglione. Cuci la parte inferiore, bloccando il cuscino. Poi metti dell'imbottitura nel collo. Imbottiscilo per bene. Fa lo stesso con le maniche, riempile fino all'orlo. Poi metti della colla sui polsini e incolla le maniche insieme. Ecco una cuccia per il tuo animaletto. Wow, fantastica e molto comoda. La metto qui. Forza, ho fatto questa cuccia per te. Bellissima, vero? Ciao, è arrivata la pizza. Oh, ciao signorina, ecco la pizza che hai ordinato. Buona giornata. Ah sì, Squalo batte la macchina. Sì, scusa, per prima dovevo solo aprire la porta. Pizza, la pizza è la mia preferita. Deliziosa, sembra così buona, amo la pizza. E voglio... questo pezzo sembra il migliore. Oh, la pizza è bloccata, non riesco a prenderla. La mamma può aiutarmi? Ah, sta parlando al telefono. Fa niente, aspetterò che finisca. Mammina, ho bisogno che mi tagli la pizza? Non adesso, tesoro, la mamma è al telefono. Ah, ma voglio la pizza adesso. Sono così affamato. Nessuno è mai stato più affamato di me. Pizza. Adesso sono un castoro. Mangerò la scatola. La pizza si sta raffreddando, vorrei solo tagliarla. Ehi, la mia bella bici. Sembra un tagliapizza. Oh, guarda come gira. Ok, bici, ho bisogno di te. Vroom, vroom. Vai, bici, vai. Taglia tutta la pizza e salva la mia giornata. Sì, la pizza è tagliata. Finalmente posso mangiarla. Amo la pizza più di tutto. Aspetta un attimo. David, ti sei procurato un pezzo di pizza come un bambino grande? Dai, spostati verso destra. Ti faccio fuori, Liz. No! Sì! È fatto. Il mio è quasi finito. Ne è rimasto ancora uno. Che vinca la migliore. E via! Ovviamente. Beh, chi farà la prima mossa? La tensione si potrebbe tagliare con un coltello. Ah! Avanti, forza! L'ho visto io per prima. Dammi! Sul mio cadavere! Si può fare! Non ci posso credere! Ho vinto! Ma non è giusto! Mi permetto di dissentire? Adesso sono rimasta con niente! Che schifo di sabato sera! Vorrei tanto cambiare le cose! In effetti, forse posso. Devo solo mettermi al lavoro. Facciamolo! Riempi una ciotola con della soda al limone. Poi aggiungi qualche goccia di colorante alimentare. Mescola, così si amalgama. Sì, mescola per bene. Bene! E ora la gelatina. Una volta che è tutta dentro, mescola in modo che si assorba. Una volta che è così, vai in frigo. Prendi una vaschetta per i cubetti di ghiaccio e versa il composto. Proprio così. Metti il coperchio e inietta il resto, in modo che sia tutto pieno. Sì, tutto quanto. Dopo un po' di tempo in frigo, saranno così. E ora il passaggio successivo. E via sul bastoncino. Come dei lecca-lecca di gelatina. E dai, aspetta che li veda Lizzy! Ti stai mangiando un lecca-lecca? Ho deciso di farne anche io. E questo l'ho quasi finito.
Eh no! Uffa, ma com'è prepotente! È l'ora del lecca-lecca! Sembra buono, eh? Beh, lo è! Sono così brava in cucina! Esaltata! Aspetta, posso iniziare io? Ti prego! Ok, vado! Ma è una specie di lattina! Oh, oh no! C'è dentro del polpo! Voglio aprirla e vedere quanto è grave! Ma che odoraccio! Sì, ma lo devo mettere sulla mia torta, sono le regole! Ok, beh, adesso devo spingere io il pulsante! Io ho della gomma rosa in polvere! Fammela aprire, che la metto sulla torta! Devo aggiungere la polvere! Sento l'odore di fragola! Sai che c'è? Voglio assaggiarne un po'! Wow! Guarda, ora sono rosa! E stai così bene! Ehi, cosa stai facendo? Ho un'idea e c'entra anche il mio bucato! Ok, ecco i miei vestiti! Li metterò nella lavatrice! Anche l'asciugamano! Da dove arriva questa palla? Beh, tanto vale metterla dentro! E anche questa pianta, credo! E la croc! Che cosa stai facendo? Ehi, tanto vale che ci entri anche tu! Fiu, per pochissimo! E ora aggiungerò la polvere rosa! Bene, a presto allora! Sono qui! Wow, i miei vestiti sono rosa! Quella polvere è pazzesca! Guarda cosa ha fatto! È tutto sulle tonalità del rosa! Ecco la palla! Ed è fantastica! Ok, vieni qui! Esci da lì! Sono diversa! Come sono i miei capelli? Oh, ma che belli i miei vestiti! Siamo tutte e due carine! Grazie, polverina! Torniamo alle torte! Facciamoci un selfie per ricordo! Oh? Bella ha portato un amico? Non so se mi fido di questo tipo! Che cosa avrà di così speciale? Non mi presenti? Non adesso, piccolo! Dove eravamo? Che cos'è quel suono? Cercherò di ignorarlo! Mi sta fissando! No! Scendi! Non è il momento di giocare! Scusami! Non badate a me! Ma sta davvero facendo la pipì! Che schifo! Non ci vengo mai più qui! Non sono mai stata a uno spettacolo dal vivo! Sta iniziando! Ma com'è carina! E come canta bene! Ma questo significa... Oh! Non ci pensare neanche! No, ti prego! Sta zitto! Che cosa è stato? Che cosa fa quel cane? Sta rovinando tutto! Ci butteranno fuori! Adesso basta! Non potrò più mostrare la mia faccia qui! Ah, com'è difficile! Prendo questo qui! Non vedo l'ora! Che buoni! Ok, è solo una barretta di cioccolata! Tutti seduti! Ehi! Ma quella è cioccolata! Conosci le regole! Sul serio! Pensavo fosse un brutto scherzo! Niente cibo! Come fai a non saperlo? Via, subito! Ok... Anche il resto! Ma... che spreco! E va bene... contento! Non prendermi in giro, svuota la borsa! Non è mica giusto! Non mi hai convinto! C'è qualcosa che non va. Non ho idea di cosa stia parlando. Proprio come sospettavo. Cosa? Come hai fatto? Nel cestino della spazzatura.
beccata. Perché sei così contenta? Dovresti averne anche tu una. Che buona. Ma che fai? Sono caramelle, ora ti mostro il mio segreto. Togli la gomma dalla matita. Poi metti una cannuccia sulla matita. Taglia il resto della cannuccia e lascia un piccolo spazietto sopra. Poi avrai bisogno di una candela. Scalda un orsetto gommoso sulla candela. Usa un cucchiaino per farlo. Attendi finché l'orsetto non si scioglie. Poi versa la gelatina liquida nella cannuccia. Non rovesciarla, fa attenzione! Aspetta che si asciughi. Poi togli la cannuccia. Wow, anche io! Grazie! Wow, non male! Stai mangiando la gomma? Come fai? I ragazzi proprio non li capisco. Chi dice che le pulizie sono una rogna? Ehi, fai attenzione, piccolo. Sto solo cercando di pulire. Oh, ma dai, giochiamo! Ti prego! Non ora, ok? Ehi, ma quello è mio! Ok, ora devo fare gli scaffali. Eh? Perché sta spolverando quelli? Devo attirare la sua attenzione. Guarda qui! Voglio giocare con quel coso! Che strani i libri! Adoro le scarpe! Ok, è ora di ravvivare un po' le cose! Ci sto dando dentro! E questa neve soffice è la mia ricompensa! Perché tenerla da parte? Joy? Che cosa hai fatto al soggiorno? Sei là sotto! Non essere arrabbiata! Oh, torna subito qui! Salve! Posso farmi le unghie su questo? Ehi, togliti dall'aspirapolvere! Devo pulire per terra! Dico sul serio, Julie! No! Ma non finisce più! Ora vattene! Cavolo! Sento qualcosa di buono qui! E vai! Che figo questo sacchetto! Lo adoro! Che bel rumore! Ehi! C'entro dentro! È un altro mondo! Sono scappata! Julie, che cosa hai fatto? È per la spazzatura! No! E ora cosa faccio? Finalmente! Chi è quel gatto? Ehi, Joy! Cosa fai? Oh, vuoi le coccole? Non esiste! Ho solo chiesto! Oh, come farò a finire tutto? Ok, credo di aver capito. Stupida matita, dai! Oh, ma chi prendo in giro? Non so che cosa sto facendo! Almeno il caffè è forte, no? Ok, dai, concentrati! Oh, credo di saperla questa! Ce la sto facendo, dai! La risposta è la B. Sì! Altro caffè! Adesso va meglio. Oh! Vedo tutto sfocato, accidenti! Non ho tempo di dormire, no! Tieni gli occhi aperti! Oh no! I compiti sono fradici! È un disastro! Sono così goffo, accidenti! Ma cos'è successo qui? Oh, poverino! Vorrei poterti aiutare! Ma forse... posso! Dammi quella tazza, su! Questo coperchio ci sta perfetto! Così eviterai ulteriori incidenti, vedi? Dov'ero? No! Ehi, non si è versato niente! Lily è davvero fortissimo!
E si mantiene caldo, wow! Se solo potesse risolvere anche questo problema. Salve, ecco il mio biglietto elettronico per il film. Sembra a posto, entra e goditelo. Ehi, sono qui per il film, ecco il biglietto. Dovrò vedere che cosa c'è nella tua borsa. Sul serio, va bene, la svuoto. È tutto ciò che ho. Cosa? Guarda tutte queste caramelle. Ora sono mie. Cattivo. No, sto solo facendo il mio lavoro. Oh, accidenti, quella guardia di sicurezza fa di tutto per trovare gli snack. C'è qualcosa che posso fare, forse? Ma certo, posso usare il mio trucco. È sempre un'ottima soluzione. Prima devo sbarazzarmi del trucco vero e proprio. E ora il succo. Avrò sicuramente bisogno del succo. Lo tiro fuori con questa siringa. Dovrebbe essere abbastanza. Adesso lo aggiungo al contenitore del lucidalabbra in questo modo, riempiendolo il più possibile. Ok, e devo soltanto rimettere il cappuccio. Devo chiuderlo ermeticamente perché non voglio che si perda nella borsa. Tutto ok, nessuno si accorgerà che non è trucco. E posso applicarlo sulle labbra ed è delizioso. Ok, ora di vedere il film. Oh, fermo lì! So che vuoi guardare dentro la mia borsa. Tranquillo, la svuoto così puoi vedere. Sì, ho un sacco di spuntini, prendili tutti. Tutto nella spazzatura. Ciao, ciao! Oh, e questo è il mio trucco, posso tenerlo, giusto? Mi serve per le mie labbra morbide e idratate. Non mi interessa del trucco, entra. Grazie, ottimo, buona serata! Oh, che tipa strana quella. Sì, sono entrata al cinema con il succo. A proposito, ne voglio un po' adesso. Ehi, hey, Thomas, dai un'occhiata. Pazzesco, no? Sì, sì, pazzesco, ma sto cercando di leggere. Beh, ehi, guarda questo, ancora meglio. Oh! Vabbè. Oh, questo filo da pesca mi ha dato una grande idea. Non se l'immagina nemmeno. Fatto! Ho legato il bicchiere alla chiave con il filo da pesca. Ora metto la chiave nella lattina. E un po' di soda nel bicchiere. Oh, ehi! Mi sto solo versando della soda! Smettila di infastidirmi! Cosa? Aspetta un attimo! Thomas! Come fai a far fluttuare il bicchiere? Ora ti faccio vedere! L'ho tenuta così e ho iniziato a versare! Oh, ok! Fatto! E poi ho tolto la mano! No! Cosa? Ma non ho fluttuato per niente! C'è un modo per farlo funzionare? Hai visto che ho fatto qui? Oh, haha, divertente! Aia! Oddio! Sei così divertente e intelligente! Sì, lo ammetto, ho degli assi nella manica. Ad esempio, guardate, ho il pollice un po' allentato. Ta-da! Ma non preoccupatevi, posso rimetterlo a posto. Oh, quanto è divertente! Sembra che alle ragazze piaccia molto lui. Quindi, se imparo a fare magie, sarò figo... Anche io! Sì! Ok, qui ho delle tic-tac e un evidenziatore. Posso fare qualcosa di interessante! Prendiamo le tic-tac e l'evidenziatore e iniziamo. Per prima cosa coloriamo il contenitore trasparente. L'etichetta no, però, e non dimentichiamo i bordini. Sono pronta a stupire le ragazze! Ehi! Devo farvi vedere una cosa! Guardate le mie tic-tac all'arancia! Ora le trasformo in tic-tac alla menta! Wow! Come ho fatto? Trucchetto da killer! No, vabbè! Andiamo! Ehi! A me il tuo trucco magico è piaciuto tanto! Ha funzionato! Ciao! Adoro le tic-tac! Allora ne vuoi un po'? Ce n'è un sacco qui! Wow, TikTok è proprio da sballo oggi!
Però i broccoli per merenda non lo sono. Oh no, mi è caduto. Ma com'è finito lì sotto? Quanta polvere. C'è un leccaletto. L'ho perso tipo anni fa. Madison, ciao, mi hai ritrovata. No, sono a dieta. Per un pelo. Devo mangiare soltanto verdure. Ma come? Io sono più saporita. Ma chi prende in giro? Ho voglia di fragola dolce. E poi si è conservato perfettamente. Sapevo che avresti ceduto. La dieta puoi cominciarla domani. Giusto un piccolo assaggio. L'insalata la mangerò a cena. Non puoi resistermi. No, devo controllarmi. Ma come, non mi vuoi più bene? A mali estremi, estremi rimedi. Guardami, sono tutto zucchero. Zucchero, non puoi fare a meno di me. Mi serve zucchero. Così a me gli occhi. Solo un assaggio, un piccolo assaggio. Sì, solo un piccolo assaggio. Sono tutta tua. Pochi centimetri. Altro che assaggio, io lo divoro. Non voglio più vederli i broccoli. Che felicità. Cosa dipingo? Oh, lo so. La mia magia ha fatto un ottimo lavoro. Bello. Io sto dipingendo una margherita. È carina e mi piace. Vediamo come ve la state cavando. Ottimo lavoro, impressionante. E tu cosa stai facendo? Beh, ti sei impegnata. Ora che se n'è andato ti svelo un segreto. Perché bevi l'acqua piena di vernice? Ma no, ti faccio vedere. Vedi, in realtà è Fanta. Wow, sei troppo ingegnosa. Grazie, ed ecco, prendi. Ne avevo proprio bisogno. Che succede laggiù? Stanno bevendo acqua sporca di vernice. Non mi pagano abbastanza per tutto questo. Queste sono ammesse, giusto? Oh no, direi proprio di no. Stupide regole. Goditi il film, signorina. Il prossimo? Non abbiamo niente, vedi? Buona visione. Fermati qui. Niente bevande. Puoi bere fuori, ok? Ma è ridicolo! I palloncini! Forse ho la soluzione. Sgonfia un palloncino. Prendi la tua bevanda preferita. Aprila. E versa il contenuto nel palloncino. Riempi un paio di palloncini in questo modo. Un brindisi alla furbizia. Non si vedono più, non è vero? Ehi, ragazzo della sicurezza! C'è ancora un posto per me! Ti piace la mia maglietta, eh? Sei adorabile! Io amo questo lavoro! Non posso credere che abbia funzionato! Meno male che avevo delle cannucce! Tina? Cosa? Non voglio nemmeno... Ci credo che Jake lo abbia fatto! Wow! Che ridere! È l'ora di uno spuntino! Caramelle! Quanto mi piacciono! Apri bene! Oh! Ok! Vediamo cosa posso fare qui! Oh! Apparecchio fisso! Wow! Buona! Ma mi si è incastrata nell'apparecchio! Con questo stuzzicadenti dovrei risolvere! Ma che... Dammi qua! Eh? Ok, è stato inutile. Questo non mi serve più. Proviamo con una gomma. Dovrebbe funzionare. Ehi tu, dobbiamo parlare.
Non di nuovo tu! C'è solo un modo per finirla! Forza, iniziamo! Aia! Perché sei così cattiva? Andiamo! Ha funzionato! Wow, bella schifezza! Perché così in ritardo? Aia! Scusa! E questo da dove è uscito? Che strano! Ehi, un lecca-lecca gratis! Non mi lamento, eh! Che bello! Sarà un peccato danneggiarlo! Ah! Aia! Cos'era? Oddio, ma... è il mio dente! Torno a casa! Questo lo prendo io! Funziona sempre! Buongiorno! Inspirate ed espirate! Congiungete i palmi e piegatevi in avanti! Di nuovo! Ah, non di nuovo! Che imbarazzo! Scusate il ritardo! Oddio! Quasi non mi prendeva! E ancora! Così dovrei farcela! Che cos'è questo rumore? Srotolo il materassino qui! E ci sono! Ma prima... un po' di snack! Ups, è il lato sbagliato! Braccia in fuori... congiungete i palmi... Ah, è lei quando è arrivata! Non ci credo, non se n'è accorta! È il mio momento! Ne prendo uno adesso che sono giù! Veloce! Un piccolo morsetto qui! Oh! E allungate le braccia! Divertente questo allenamento! A chi non piacciono gli hula hoop? Mi serve una pausa. E anche uno snack, sembra. Nessuno mi sta guardando. Un morsetto posso darlo, giusto? Oh sì! Già sento il sapore! E che cos'è un hot dog senza il ketchup? Oh! Che cosa abbiamo qui? Conosci le regole. Mi ha beccato. Oddio, la palestra. Ma aspetta un attimo. So io come nasconderle. Per prima cosa togliamo le impugnature. Poi passiamo il cordino in questo tubo di plastica. Usiamo questa salsiccia. La buchiamo sotto e spingiamo il tubetto dentro. Non dimentichiamo anche l'altra. Proviamola subito. Ehi, funziona! Mi sto allenando, vede? Se continua così, ragazza. Se l'è proprio bevuta. A noi due proteine. Oh. Le menti affamate pensano le stesse cose. La festa, amici! E ora aspettiamo gli ospiti! E vai! Vuoi delle caramelle mentre aspettiamo? Ma non possiamo avere solo il giallo e anche una festa verde! Visto? Così è meglio! Pensi sia meglio il verde! Giallo al centro! Verde! Sì. Ah, sì? Vediamo chi comanda. Sono pronto a sfidarti. Sei sicuro? Sposta la tua ciotola! Non è giusto! Il giallo è noioso, Emma. No! Guarda che hai combinato! Uffa! Stiamo da capo a 12. A meno che... sì! Ti va di mescolare dei colori? Per prima cosa squaglia le caramelle verdi. Poi aggiungici del latte. Una volta amalgamato, metti l'impasto in dei bicchierini inclinati. A
attenzione a non riempirli fino al bordo. Poi aggiungi il prossimo colore. Raffredda e servi. Dolcissimo. Uh-huh! Qualcuno ha voglia di qualcosa di dolce? Bicchierini di limone e lime. Divertitevi, amici. Sono solidi. Devi usare il cucchiaino. E cucchiaino sia. E ora che la festa abbia iniziato. Mi sento fortunata. E dai. Vabbè. Sì, di nuovo a due mani. Diamo un'occhiata. Cozze. Non sono una grande fan delle cozze. Sembrano disgustose. Cos'hai tu? Che strano. Anche io ho le cozze. Non ho idea di come farò. Ma ci proverò. In bocca al lupo. Ne avrò bisogno. È così viscida. È solo cibo. Ehi, è buona! Ti crederò sulla parola. Potrei mangiarle tutto il giorno. Le adoro! Hanno un sapore così fresco. Deliziose. Ah, l'ultima. Vorrei averne ancora. Ok, tocca a te. Sarà così terribile. Non voglio rovinare la mia maglia. Prova! Oh, hanno un odore terribile. Ma le mangerò. Buona, vero? Oh sì, così gustosa. Dammene ancora. Sono il mio nuovo cibo preferito. Non così in fretta. Oh, ero convinta che avrebbe funzionato. Prendi questo e mangia le tue cozze. Ok, lo farò. Non va! Mi hai appena colpito con una cozza. Ups! Ora basta! Niente più poliziotto buono! Dammi quella cozza! Ehi, dov'è finita? Oh! Eh? Spalanca! E centro! È disgustosa! Devo lavarmi i denti? Oh! Che ti ridi? Wow! Ma guardate gli addominali di Tina! Quanto tempo ci è voluto per avere una pancia così? Sì, mi sono allenata duramente! 100 addominali al giorno! Beh, sto proprio bene! Wow! Come ho fatto? Io riesco a malapena a sollevare questi manubri da 3 kg! E alla fine a che serve? Sarò sempre moscia! Sono senza speranza! Come fa ad essere così perfetta? Non è giusto! Sì, vabbè. Scommetto che non mangia tanti spuntini come me. Ma non posso vivere senza la mia cioccolata! Aspetta, ho capito! Ti piacciono i quadratini di cioccolato? Beh, metti del nastro biadesivo sul retro. E attaccali sulla pancia. Una volta che la maglietta è giù, hai degli addominali! Ehi, che dici? Gli allenamenti stanno funzionando? Lo prenderò come un sì! Devo fare qualche esercizio! Fa pure! Io preferisco mangiare il cioccolato! Improvvisamente apprezzo di più gli allenamenti! Arriviamo a 100, forza su! Non credo di farcela. Forza, Sofia! Li vuoi i muscoli oppure no? Niente piagnistei! Su! È normale sudare così tanto? Ci siamo quasi! Ma mi sembra di morire! Ok, va bene. 5 minuti, ragazza. Questo era tosto. Ho setissima. Ah, scusami. Questo è un bilanciere. Ci sono lecca-lecca all'estremità. Scusa, ti dispiace? Aspetta. Sei fortunata, ne ho due. Tieni,
Ma è la cosa più bella del mondo! Credo che partirò da qui. Wow, la collina in bocca! È al lampone! Arriva! Wow, forza ragazze, forza, così! Il tempo scorre, sapete? È il modo perfetto per averne un assaggino. Oh sì, alla grande così! Il miglior allenamento della vita! Questo posto sembra carino. Ho sentito che il cibo è ottimo qui. Oh, scusami. Il menu, signorina. Ma che usano come ingredienti? Qui costa tutto una fortuna. Un altro minuto ancora. Ma c'è qualcosa sotto i 20 euro? E acqua sia. Ma che figura. Un'acqua del rubinetto. Sì, grazie. Accidenti, ma che problemi ha quella? Ehi, scusa per il ritardo. Ecco il menu. No, grazie. Certo. Se n'è andata. Perché ho portato io qualcosa? Qualcuno gradisce? Questo posto è troppo caro. Per intrufolare del cibo in un ristorante elegante, beh, basta attaccartelo addosso. È come una giarrettiera di caramelle segreta. Assicurati soltanto che il vestito ti copra tutto quanto. Vuoi anche tu? Fammi controllare l'inventario. Ecco! Sbrigati! Sono in debito. Che sollievo! Arrivo! C'è mancato poco. Mamma, ho così tanta fame! È tutto il giorno che penso alla cena! E non può di certo mancare il ketchup! Non sarà mica finito, non è vero? Ehi, dammi quel coso! Sono più forte di quanto credessi! Oh, tranquilla, ci penso io! Ma che spreco! Beh, in realtà... questa potrebbe essere la soluzione! Il dosatore salverà la serata! Prendi un dispenser del sapone vuoto. Svita il dosatore. E con un imbuto, versa il ketchup. Facilissimo! Dovrebbe essere sufficiente. Ora avvita di nuovo il dosatore. Ok, Emma, proviamo di nuovo. Wow! Perché non ci abbiamo mai pensato? Proviamolo! È proprio la quantità giusta. Dovresti brevettarlo, Liz. E ora la parte migliore! Sì, così mi piace! Amiamo i nostri cuccioli! Quindi perché non portarceli ovunque? Oggi ti mostreremo come fare! Due, per favore! Intendi quattro! Fanno parte della famiglia! Sono qui per vedere il film! Sai, il film parla di cani! Ma non possono entrare! Come può dire no a questo musetto? Oh! Posso e come! Adesso via di qui! Wow! Ma guarda che bel vestito! Aspetta! Si goda il film! E quella chi è? Avanti! Diamine! Due, per favore! Posso entrare ballando? Ma
certamente! Questo lavoro ha i suoi vantaggi! Woohoo! Venga pure, signore! Wow, ma come mi diverto! A proposito, devo fare gli squat! È stato facile! Venite fuori, piccoletti! Non vi avrei mai lasciato a casa! Spero ci sia qualcosa da mangiare anche per noi! Alcuni hanno i cani, io preferisco i ragni! Uno, per favore! Posso portare la palla? Accidenti! Oh! Ma cos'ha che non va? Io? Ecco il mio biglietto! Un ragno! Ci ucciderà tutti! Sul serio? Ma è velenoso! Ah! Vattene subito! Va bene! Che bravo! La gente è strana! Ha lasciato qui la palla! Certo! Non vedo l'ora di vedere il film! Evviva il cinema! Adoro il cinema! Sì, 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 sì! Io adoro il cinema, e invece tu? Entra pure! Avrà sentito? Che figuraccia! Ha funzionato! Adesso puoi uscire, ragnetto mio! Questo film ti piacerà! Il libro era spettacolare! Spero che anche il film lo sia! Oh no, sai che non puoi venire! O forse sì! Ora vedremo! Uno, per favore! Ma ti ho già visto! Com'è muscolosa! Nemmeno io ho le braccia così! Ok, qualcosa non torna. Cos'hai lì? Un cane? Pensi di essere furba, eh? Esci subito! Vattene, ora! Prego! Spero di avere abbastanza soldi. Ho voglia di cioccolato o patatine? Aspetta, ci sono! Mi serve un contenitore adatto! Sì! Signore? Oh! Salve! Nessun animale! Che imbarazzo! Oh, Rufus! Adesso puoi uscire! Oh, com'è carino! Wow! Oh, questi pulcini sono adorabili! Ehi tu! Vuoi venire a casa con me? Bene allora! Non ci è voluto molto! Questo TikTok avrà milioni di visualizzazioni! Mi scusi? Ah, mi scusi lei! E questa? È una piuma? E questa cos'è? Il mio pulcino! Ah! Perché stiamo urlando? Ah, ci è mancato poco! Ah? Non ha voglia di ballare? Beh, in realtà sempre! Ah! Il mio pulcino! Il mio cappello! Nasconditi subito! Imbarazzante! Oh, ma non è adorabile? Oh, questo? Ma è un animale! Esca subito di qui! Cavolo! Guarda qui! A dopo! Mi dispiace abbia dovuto assistere! Bisogna mantenersi idratati! Oh!
Ma è spettacolare questo look! Wow! Non nasconde niente? Ma certo che no! Il biglietto è valido. Immagino possa andare. Ah! Non hai avuto caldo là dentro, vero? Oggi vedrai il tuo primo film! Hai fame? Buon appetit! Che carino! Oh! Wow! Salve! Ecco, tesoro! Ti vuole dare un bacino! Sono davvero resistenti! Ma anche di tendenza! Ehi, qualcosa mi fa il solletico! Siete qui per il film? Ecco i nostri biglietti! Ma che strani baffi! C'è qualcosa che non va! Sono spariti! Ho le allucinazioni! E lei non aveva un monociglio! Caro, abbiamo un problemino! Cos'è? Lascia che lo prenda! Ci sono quasi! Più velocemente! Ce l'avevo addosso? Eh no, andate via! Andate, andate! Voglio un rimborso! Diglielo! Vermi gommosi? Ma come ho fatto a non pensarci? Interessante. Siamo tornati. Con altri vermi? Questi vanno bene, giusto? Sono gommosi. Possiamo entrare? Suppongo di sì. Niente vermi, vedi? Avanti, allora. Evviva! Oh, la mia anca! Andiamo? Non mangeremo di certo te, piccolo! Sta iniziando! Shh! Un attimo! È l'ora di chiusura! Siete pronti, piccoletti? Spero vi piacciano le commedie!